E allora, signori e signori, buonasera, amici ed amiche, bentornati nel nostro appuntamento classico del lunedì sera con il nostro DJ Talk, direttamente sulla pagina Facebook Only for DJ, a cui noi vi invitiamo sempre più numerosi a mettere mi piace per seguire questi nostri appuntamenti del lunedì sera. Una settimana molto particolare, anche perché abbiamo questa sera degli ospiti speciali e tanto accolgo il mio collaboratore, socio di avventure, fratello di musica, il carissimo Davide Buffoni. Ciao Davide, ben trovato. Ciao Fabio, ciao, bentrovati, buonasera. Allora, come dicevo, questa sera abbiamo a che fare, caro Davide, non con qualcuno che condivide con noi il far girare dischi, mettere musica, almeno credo, poi al limite glielo chiederemo se hanno avuto anche loro nella vita l'esperienza di fare il DJ, ma con due persone che comunque con le parole e soprattutto quelle scritte e messe all'interno di un libro ne sanno. E quindi è un piacere ospitarli anche per comunque parlare di musica in maniera differente di quello che facciamo normalmente Sì, durante anche se poi il alla fine il genere è quello, perché parliamo comunque di disco music, quindi si può dire. Assolutamente, assolutamente. Rimaniamo sempre comunque nel nostro ambiente. Allora, Davide, io ti lascio come al solito l'onore e la parola per presentarci gli ospiti della nostra serata di DJ Talk di questa sera. Allora, questa sera avremo questi due ospiti. Io sono particolarmente contento di averli nella nostra puntata di questa sera, perché io ho comprato i loro libri quando ancora non ci conoscevamo, e poi li ho contattati in seguito, perché sono veramente due libri fatti molto bene. Allora, l'ultimo in ordine di uscita è questo, che è Donna Summer. Quindi ci faremo raccontare questo libro, un po' di aneddoti, come è nata quest'idea di fare un libro sulla regina, diciamo, della disco e anche del pop. E l'altro, che è la storia della disco music, quindi anche questo, diciamo, che si lega con Donna Summer, comunque il periodo è quello. Sono due libri veramente molto interessanti. Che Adesso faccio primo tra l'altro raccontare da Davide, loro. sì, diciamo che quello dedicato interamente a Donna Summer è l'ultimo uscito proprio Esatto. di quest'anno, quindi l'ultimo. Bloccato Fabio. Abbiamo perso Fabio. Arrivo per quanto riguarda questa coppia. Ok. Li faccio Se entrare, poi risparmi li presentiamo. Eccoli qui, Irvi, eccoli qua. Sono Giovanni Savastano e Andrea Angeli Buffalini. Buonasera e benvenuti a tutte e due. buonasera, ciao a tutti, ciao Fabio, Ciao, ciao ciao, Davide, ciao ciao, a ciao. tutti i Facebookari, come si chiamano? I Ma Facebookari, non lo so, Facebookiani, non lo so. dai, creiamo un Attenzione, l'hai detto un po' attenzione che male. Sì. partono delle parolacce, secondo me. Sì, ha un po' romanizzato il termine, Giovanni. Frequentatori di Facebook, va? Mettiamola così. Dai, facciamo così. Poi, tra l'altro, io non sono su Facebook, come dicevamo prima. Infatti. Mi dovrò adeguare, dai. Eccoci. Prego, Davide. Niente, appunto, dicevo, sono molto contento di avervi tra noi e farvi conoscere anche magari a quei pochi che ancora non conoscono questi due libri, sia quello di Donna Summer che quello relativo alla storia della disco music. La prima domanda che mi verrebbe da farvi, così proprio a bruciapelo, è: come siete entrati, diciamo, in questo mondo della disco music? Eravate appassionati da tempo? Presumo di sì. Ecco, allora qui si apre uno scenario. Intanto dico per chi ci ascolta che io ho condiviso il link che mi ha mandato Fabio su tutte e tre le pagine, quindi sulla mia, su quella di Donna Summer e sul libro della storia della disco music. Quindi chi vuole ci può Perfetto, perfetto. seguire dappertutto e poi su Only for DJ, logicamente. Quindi. Tra l'altro, ti chiedo scusa Giovanni se ti interrompo, voglio ricordare ancora una volta a tutti quanti che
come tutte le altre puntate, anche questa puntata poi rimarrà sigillata sulla pagina di Only for DJ come sulle altre pagine, quindi avrete modo di poterla andare anche a seguire nel corso della settimana. Prego, Giovanni. Allora, ci chiedevi come siamo entrati nel mondo della disco music. Qui si apre lo scenario, diciamo, anagrafico, nel senso che, senza rivelare troppo, però ci siamo entrati negli anni 70, anche se più o meno io e Andrea abbiamo la stessa età, qualche mese di differenza, quando è nata la disco music, e diciamo più che altro a metà anni 70, tra il 75 e il 76 eravamo preadolescenti, 12 anni, 11 anni, 12 anni, e quindi lì io personalmente dirò, poi lo dirà anche Andrea, ho cominciato a sentire in radio dei brani con delle sonorità che fino ad allora non si erano mai ascoltate, quindi ho iniziato con, mi ricordo, le Silver Convention, c'era Gimme Some, poi la musica di Barry White, poi è venuto Van McCoy con The Hustle, e mi ricordo che quando andavo alle feste dei compagnucci delle medie, e suonavamo tutti questi 45 giri e ci rendevamo conto che stava nascendo qualcosa, perché fino a quel momento invece c'era, che ne so, in TV Sanremo, Canzonissima, con delle canzoni molto melodiche, ma che non avevano questo ritmo così serrato, questo mood, diciamo, molto black, no? Come poi avremmo scoperto. E poi all'improvviso, nel 75, in radio ho sentito Lotto Love You Baby di Donna Summer, e allora lì ho capito proprio che quello era il mio tipo di musica, perché veramente non avevo mai sentito nulla del genere. Poi, se volete, ne riparleremo. Quindi questa è stata la mia Certo. entrata, diciamo, nella disco music. E poi dall'epoca ho sempre comprato i dischi, ho collezionato riviste, eccetera, eccetera, e la passione è nata lì, fondamentalmente. Ok, perfetto. E invece per quanto riguarda Andrea? Guarda, più o meno il percorso è piuttosto simile. Io ho una sorella più grande di 4 anni, e voi sapete bene che all'epoca, negli anni 70, 4 anni di differenza erano come, non so, 10 anni adesso forse. E c'era veramente uno spartiacque a livello musicale molto molto forte. E loro, ovviamente, mia sorella e tutti i suoi amici, seguivano i grandi del rock, i cantautori, e c'era tutta un'ideologia dietro questa grande, per carità, grandissima musica che andava per la maggiore. E se non seguivi quel tipo di musica, sembravi in qualche modo un alieno, o perlomeno sembravi il fratello minore che non capiva niente È vero. di generi musicali. E io sono rientrato inizialmente in questa categoria automaticamente, perché devo dire la verità che a 12 anni, appunto nel 70, che era 75-74, non mi prendeva questa musica. Cioè, a me la musica molto lenta, molto anche, come dire, con dei contenuti piuttosto poetici o impegnati a livello politico, a parte che non li capivo perché non avevo l'età adatta per capirli, ma in ogni caso per me la musica era ritmo, era movimento, era veramente il battito, no? Il battito di cui poi parliamo nel libro, questo semmai poi lo possiamo dire, il battito africano di cui parliamo nel libro insieme a Manu Dibango, che Esatto. ho intervistato, mi ha detto: per me la musica parte dal piede. Cioè, io mi ritengo, ha detto, ma il grande Manu Dibango, mi ritengo un uomo piede, nel senso che per me il battito del piede corrisponde al battito del cuore, e quindi è tutto un insieme inscindibile. E per me è un po' la stessa cosa. Immodestamente posso dire che quello che mi disse oramai già una quindicina di anni fa il grande Manu Dibango, l'ho subito fatto mio, perché lo sentivo. Cioè, anche per me la musica era ritmo, non erano parole, non era altro, non era ideologia, non era politica, ma era ritmo. E quindi io ho incominciato a seguire i grandi della musica black, perché erano coloro che facevano quello che io appunto chiamavo ritmo e battito.
incessante. Non è un caso che i primi dischi proprio che ho acquistato con i miei soldi, con la paghetta, all'epoca avevamo la paghetta più o meno, insomma, non so se siamo coetanei, ma insomma, forse giù di lì. E abbiamo, tu sarai, mi sa che Fabio è più giovane sicuramente, Davide. Ah, io No. sono, possiamo anche dirlo, tanto non siamo donne, Sì, io no, sono del sì, sono. 69, quindi io gli anni 70 proprio non li ho vissuti perché ero un po' piccolo. Ma si vede che siete più piccoli. Noi Io considero, sono io sono del 63, quindi, quindi però già sono 60, 66, quindi diciamo che siamo siamo là. Allora, noi siamo più vecchietti, quindi all'epoca però appunto c'era uno spartiacque molto forte, come dicevo prima, e quindi i fratelli minori sembrava che seguissero una musica senza cervello, senza contenuti, una musica troppo dedita alla spensieratezza, al divertimento, con zero contenuti politici, poi in realtà e sociali. In realtà poi noi nei nostri libri, sia quello della Disco Music che ho fatto vedere prima, edito da Epri, sia questo ultimo di Donna Summer, la Donna Summer, la voce arcobaleno, edito da Coniglio, in realtà mettiamo in evidenza proprio il contrario, che questa musica, oltre ad avere un valore enorme a livello musicale, e parlo a livello musicale a 360 gradi, cioè con grandi voci, grandi musicisti, grandi produttori, grandi arrangiamenti, aveva anche un grandissimo contenuto sociale e, perché no, anche politico, che veniva sottaciuto soprattutto dalla nostra ideologia politica degli anni 70. Quindi, Certo. ma di questo poi magari Sì, parleremo sì, sì. in modo più approfondito. Però, per concludere, sì, il mio primo 45 è stato Superstition di Stevie Wonder, e con questo ti dico Perfetto. tutto. Ecco. Okay. No, Quindi, volevo fare una domanda a Andrea, visto che ho letto una cosa, con Mano di Bangu, hai la fotografia, vero? non la fotografia, ma non l'abbiamo messa sul libro, però sì, No, assolutamente sì. perché leggevo che Andrea ama farsi fotografare con gli artisti stranieri, quelli che ha intervistato, però non. Esatto. Non sono un ma io ho un debole per la musica straniera, lo dico Sì. purtroppo, ragazzi. Guarda, comunque tu hai fatto una dedizione che praticamente era come se avessi parlato io al posto tuo, perché per me la musica è sempre stato beat, ritmo. Io non ho mai, a volte, allora ti dico questo, quando io ero ragazzino che si andava a ballare, no? Io andavo nei primi anni 80, quindi alcuni dicevano i testi delle canzoni, cioè a me dei testi non me ne fregava niente. Ma se non capisci il testo non me ne frega niente, cioè a me il Non fa disco niente. piace così perché mi piace, non so, come è arrangiato, mi piace le percussioni che ci sono, cioè io stavo attento a queste cose. E Esatto. un'altra cosa che hai ragione, perché io comunque ho avuto sempre negozi di dischi, quindi Ah, che bello. lo Sarebbe stata posso, la mia passione avere un negozio di dischi. lo posso testimoniare. Ho fatto anche negli ultimi anni molti mercatini, no? Sai, i classici mercatini, Sì. perché ormai i negozi non andavano più, se volevi vendere qualche disco dovevi andare a fare i mercatini. Mi rendo conto che la musica disco, dance, chiamala come vuoi, house, io ora suono house, cioè è sempre stata considerata musica di serie B. Se tu vai ai mercatini, difficilmente trovi il banco, la bancarella con i mix. Trovi sempre il rock progressivo, i Pink Floyd, Sì. i Deep Purple. E voglio dire, per l'amor di Dio, hanno fatto la storia della musica, però a volte io mi chiedo, ma ancora non ce li avete quei dischi lì? Perché Certo, no, continuano a comprare questi. continuano a comprarli, sì. Siamo d'accordissimo, siamo d'accordissimo, anzi, se qualcuno ci sta Sì, sentendo, vedo che vale. già sono entrati su Facebook un sacco di persone che salutano. Ecco, quindi Anzi, tra bene. l'altro, salutiamo in particolare Barbara di Bologna. Ciao Ciao Barbara. Barbara, E, ciao Barbara. ma io ho visto il nostro amico Daniele, eccoli Francesca, mia compagna. qua tutti. E sì, infatti, è È così. così, è così, è così. E Il problema è quindi. sempre stato quello. Infatti, ovviamente, anche se uno compra i dischi i libri comunque che parlano della disco, come è appunto nel vostro primo libro, addirittura era stata fatta, poi ne parliamo, la classica giornata dove bruciarono i dischi della disco music, no? In La America. disco, sì, la Esatto. disco Demolition. Esatto. Ma ti dirò di più, agganciandomi a quello che hai detto tu sul discorso dei mercatini,
Lo stesso vale e valeva anche per la stampa, nel senso che appena esce, perché era appena uscito il disco nuovo, tra virgolette, dei Pink Floyd, no? Questo nuovo Dei brano, Beatles. sì, dei Dei Pink Floyd, Beatles, sì. Beatles, Now and Then, ho detto Pink Floyd, ma volevo dire Beatles, e ovviamente ne parlano tutti e va Certo. benissimo. Però veramente, se esce il disco di Stevie Wonder, non so se ha la stessa Davvero. diffusione. Quindi purtroppo c'è un pregiudizio, c'è un discorso anche di miopia di mercato, perché se dai alla gente la stessa minestra, poi alla fine sembra che venda di più e che l'articolo funzioni meglio. In realtà la gente non è così ottusa e non è così limitata. Quindi se tu proponi una offerta più differenziata a livello musicale, la gente poi risponde. Non è un caso che il nostro primo libro ha superato le 5.000 e non so quante copie, che per un libro musicale è un record veramente inaspettato, inaspettato. Ancora addirittura oggi, non so se lo possiamo dire, nelle classifiche digitali di Amazon, vabbè, non è un reato, insomma. Sì, certo, assolutamente no. Noi siamo più per i negozi materiali, cioè di dischi veri e di libri veri. Però voglio dire, le piattaforme digitali ci sono, sono una realtà e quindi perché no? Poi tra l'altro hanno il privilegio di stilare le classifiche, cose che se vai invece nelle librerie non ti dicono qual è il libro più venduto, a parte i primi 10. A quel punto uno segue le classifiche e vede che su Amazon oggi siamo al primo posto di nuovo con la Disco Music, al terzo con Donna Summer, cioè Sì, sì, c'è sì, una sì. richiesta incredibile, quindi evidentemente abbiamo coperto anche un vuoto editoriale che non è stato calcolato da Giovanni e da me, però abbiamo coperto un vuoto di cui si sentiva assolutamente la Ma mancanza. io guarda, sono il primo che ti dico da fruitore, io quando vado nelle librerie, la prima cosa che cerco, chiedo, c'è qualche disco, c'è qualche libro che parla di disco music? E questi ti guardano come se venissi capito da Marte, oppure se li trovi sono sempre Pink Floyd, Deep Purple, poi trovi gli italiani, Vasco Rossi, Ligabue, Beatles, però ecco, sulla disco music quando poi ne trovi uno lo prendi subito perché sai che è merce rara. E lo stesso guarda in edicola, ora sto facendo questa raccolta qua che è tutta sul Meraviglia. soul, quella dedicata al soul, no? E anche lì, cioè, ho letto nella pagina loro della De Agostini, praticamente che si lamentano perché non hanno fatto, hanno fatto questa e non fanno una raccolta sul rock progressivo, che invece, tra l'altro, ho visto che è uscito proprio in questi giorni. Quindi anche questa è l'ennesima dimostrazione che comunque il soul, il black, la musica black, la Penalizzata la disco. musica nera In è Italia è penalizzata. penalizzata, Sì, in Italia. In Italia, certo. È Ma così. infatti, anche per esempio, tempo fa, adesso non ricordo se per questo libro o l'altro è uscito un articolo, intervista a noi su Rolling Stone Italia, e in Quello della cui Disco sulla Musica. disco music hanno messo poi in foto Donna Summer, ma comunque ci hanno fatto una serie di domande, abbiamo risposto e questo articolo poi è stato linkato sulle pagine Facebook, Instagram, eccetera, molti commenti diciamo favorevoli, concordi, però anche molti commenti di persone che dicevano ma vi siete impazziti su Rolling Stone a fare questo tipo di articoli su questo tipo di musica e allora poi va bene, noi non ci siamo messi a rispondere, però lì mi veniva da dire, ma per quale motivo non si dovrebbe? Cioè, è vero che Rolling Stone si è caratterizzato sempre per un approccio un po' più rock, però ecco, noi lo diciamo per esempio nel libro di su Donna Summer, Rolling Stone negli anni 70 ogni volta che recensiva un album di Donna Summer lo metteva in primo piano, nella rubrica delle recensioni, quindi era il primo che recensivano con dei voti sempre altissimi e dei giudizi molto elogiativi. Quindi le stesse riviste, In perlomeno in America. America, e gli stessi giornalisti davano delle opinioni su questo tipo di musica. E a volte, ecco, i fruitori di musica rock in particolare, devo dire, sono molto ortodossi e intransigenti e a volte quasi un po' bigotti. Io poi lo dico da
rock fan, a me è sempre piaciuto il rock anche da adolescente, quindi questa musica nera mi ha dato, diciamo, il battesimo, ma poi io ho ascoltato David Bowie, Pink Floyd, allo stesso modo con cui ascoltavo Donna Summer, Barry White o Isaac Hayes, come hai fatto vedere prima, o anche altri tipi di musica. Al Green, per esempio, è uno dei miei favoriti, per cui il soul, la musica black, sembra però che debba sempre chiedere un po' il permesso per entrare nel mainstream e nelle grandi riviste, no? Quindi, ecco, su questo Sì, sì, proprio sì, sì. noi abbiamo cercato, ecco, di aprire un po' una breccia anche nel campo editoriale italiano con questi libri che abbiamo scritto, perché sembrerà incredibile, ma non c'era, ecco, un libro italiano che Esatto. scrivesse la disco music, e tantomeno non ne parliamo su Donna Summer. Ecco, Sì, quindi anzi, appunto. possiamo dire che Bella di Donna Summer è la prima monografia non solo in Italia, ma anche in Europa, perché poi sì, all'estero sono uscite delle cose, ma sono più che altro dei libri compilativi di descrizione della sua discografia, ma non la sua storia come artista e come donna. Tra l'altro, parlando di Rolling Stone, Donna Summer è stata in copertina su Rolling Stone nel 78, quindi questo la dice lunga sulla cross-medialità di un personaggio come Donna Summer, che all'estero veniva percepita sì come la regina della disco music, incontrastata, assolutamente il numero uno, però veniva considerata anche come un'icona pop, come diciamo noi nel titolo, e quindi a 360 gradi un artista a tutto tondo che veramente poteva cantare qualsiasi genere musicale, e infatti lei ha cantato poi qualsiasi genere musicale. Certo. Il libro, questo è ben sottolineato, perché ci tenevamo a raccontare anche la versatilità artistica di Donna Summer, che ahimè è donna, quindi un po' in ogni caso le donne nella musica hanno avuto meno, un po' meno, come dire, riflettori, no? Poi da Madonna in poi qualcosa è cambiato, però stiamo parlando degli anni 70, è afroamericana, e quindi lì è un altro problema, perché insomma sappiamo che c'è sempre qualche... E faceva un genere che non era il rock, no? Che noi lo diciamo spesso nelle nostre presentazioni che continuiamo a fare, adesso siamo sempre in giro per l'Italia, anzi, se capita, veniamo volentieri in Liguria, perché Lo ci dicevo manca, prima, ci Fabio. manca, Sì, ci manca. quindi. Se ne parlava prima con L'organizzerà Giovanni, Fabio. assolutamente più che In volentieri. primavera, Mi vediamo. faccio carico più che volentieri di Grazie, grazie. Vediamo ospitarvi molto volentieri, e di venire. perché abbiamo fatto un'unica presentazione con il primissimo libro, quello che forse si vede qua dietro, con l'arancione, Quell'arancione, la la disco. disco, che non è la prima edizione del libro La storia della disco music della Epria, è un libro a sé stante, con altri contenuti, altre foto, completamente diverso, che adesso è fuori catalogo però. Infatti non ce l'ho io quel libro lì. Ah, non Io ce l'hai. me lo dicevi No, prima, non sì, sono perché riuscito a trovarlo. trovarlo. Mi dicono che ogni tanto spunta su Dai, eBay. lo cercherò. Veniva tanto, veniva 58 euro perché è un librone grande, cartonato, come quello di Donna Summer, però un po' più grande. Veniva 58 euro e mi dicono che lo vendono a cifre assurde, però in ogni caso non si trova facilmente. Io ogni tanto mi diverto a guardare se c'è, ma non, è difficilissimo trovarlo. Comunque, a parte questo, abbiamo fatto una presentazione a Genova, mi ricordo, al Porto Antico di Genova, con quel libro, però ecco, con gli altri due ancora non ci è capitato, quindi volentieri Ci se... organizzeremo più che volentieri, assolutamente. Quindi, volevo farvi questa domanda molto tecnica, diciamo, parlando da DJ come Davide. Normalmente, prima di fare una serata, comunque il famoso DJ si studia la sua scaletta, come partire, dove arrivare, piano piano. Come si costruisce un libro? Ora, quello di Donna Summer va bene, ok, è comunque una storia di un personaggio, si vanno a cercare noti, ma come si costruisce? Sono un po' curioso su questa cosa qua, un libro dedicato alla disco music, cioè da dove, da quale piattaforma si parte per poi arrivare È una bella domanda, è una domandona. Quante ore abbiamo per la Esatto. disco? Tieni conto che, diciamo, per scrivere quel libro, poi tra una cosa e l'altra, è chiaro che poi Il ognuno di secondo, noi, il dici? secondo, sì, la storia della disco music,
anche conciliando il lavoro e tutto quanto, ci abbiamo messo quasi 3 anni, quindi 2 anni e mezzo, tre, quello lì, esatto, la storia della School Music Reply. E questo di Donna Summer anche più o meno un paio d'anni, 1 anno e mezzo, anzi quasi 2. E quindi, diciamo, come l'abbiamo fatto? Allora, prima di tutto, come dicevamo prima, noi siamo stati, io da canto mio, ma anche Andrea, accumulatori seriali di dischi, giornali, dell'epoca, e quindi avendo conservato praticamente tutto, abbiamo dato man bassa ai nostri archivi, li abbiamo messi insieme, e quindi C'era da assemblare. ci siamo riletti, Stranieri, soprattutto. stranieri anche, ci siamo riletti e ristudiati tutta una serie di cose, alcune studiate anche noi perché le abbiamo scoperte, e quindi in base a questo abbiamo poi deciso di dividere quel libro, per esempio, in 10 sezioni, perché ci siamo accorti che gli argomenti erano tanti, e quindi la disco music è stato uno dei generi musicali che ha raccolto in sé anche altri generi musicali, al contrario di quello che hanno fatto, per esempio, il rock o il punk, no? Che erano molto esclusivisti. Invece la disco music ha attirato a sé e si è contaminata di tanti generi musicali, e ha contaminato poi a sua volta questi generi. Quindi abbiamo capito che dovevamo fare, abbiamo visto che esistono tante disco music, non una sola. Esiste la disco music che viene dal soul, dal funky, quindi dalla Motown Disco, dalla Stax, dal Philly Sound, e poi abbiamo visto che esiste la disco music bianca, quindi elettronica, quella di Moroder, l'Eurodisco, che poi nel tempo sfocia nell'Italo Disco, e poi esiste la disco music mischiata al jazz, quindi con Herbie Hancock, Herbie Mann, George Benson, Quincy Jones. Quindi abbiamo dedicato una sezione solo a quello, e poi ancora alla disco music all'italiana, quindi i grandi della musica come Battisti o la stessa Mina o Ornella Vanoni o anche i Mattia Bazzara, a loro modo, hanno avuto delle contaminazioni disco nelle loro sonorità di quel tempo. Quindi abbiamo Poi deciso l'Italo di Disco, la prima Italo l'Italodisco, Disco. la prima Italodisco. E quindi ecco, abbiamo aperto questo ventaglio, diciamo, e abbiamo organizzato il libro in questo modo. E tra l'altro, ecco, uno dei capitoli, per esempio, è quello che riguarda i grandi del rock, che invece negli anni 70 o del pop hanno fatto musica disco. Infatti c'è Certo. una sezione completamente dedicata a quella, che è intitolata appunto Gli alieni del rock, gli UFO del rock che atterrano sul pianeta disco. E tant'è vero, ecco, che sto leggendo nei vari commenti che arrivano dai nostri amici. Per esempio, qui c'è, prima di tutto, scusate, saluto Mimmo, ci sta salutando Mimmo, Lo Ciao Sapio, Gabriele, nostri carissimi amici che, Mimmo da Bisceglie, esatto, quindi che tutta Italia. conosciamo da tutta Italia, eccetera. Però ecco, c'è Gabriele, Gabriele al nord Gabriele stava? al nord, sì. Ah, Gabriele, e poi c'è Daniele che ci chiede: è l'iconica Tina Turner, l'ho amata tantissimo. Ok, noi stasera parliamo di Donna Summer, però nel libro sulla disco music c'è anche c'è Tina anche Turner. Tina Turner, perché lei, come molti artisti negli anni 70, per un periodo ha fatto proprio disco music, quindi un altro con 2 album non eclatanti in termini di successo, perché in quel periodo stava un po' in ribasso, però poi le sono serviti comunque per andare oltre, negli anni 80 poi diventare quella grande star che tutti abbiamo conosciuto. E ecco, e quindi ecco, da questo punto di vista poi magari riparleremo del discorso Tina Turner, Donna Summer, nel senso che Donna Summer poi viene ricordata come la regina della disco, però ha cantato anche tanti altri generi musicali, non solo disco music, prima del successo disco music, e anche dopo, quando poi si è staccata da Moroder e Certo. Bellotto. Anzi, tra l'altro, leggendo proprio il vostro libro, molte cose le sapevo, ma molte cose devo dire che l'ho scoperto. Cioè, il bello della musica è proprio quello, che sempre, no? Quando ti sembra di conoscere Ecco. tutto, non è mai così, perché comunque ci sono sempre cose da imparare e i libri aiutano.
a fare questo. Da approfondire. Un po' come le scatole cinesi, no? Ne apri una, esatto. apri Anche un'altra. perché poi scopri delle cose che magari non sapevi. Per esempio, mi ha colpito molto questa cosa che lei quasi quasi all'inizio non volesse nemmeno farla la disco, era un po' restia a cantare questi pezzi. E c'è anche appunto mi ha colpito molto Barry Manilow quando dice nel vostro libro che quando gli avevano detto che Donna Summer aveva ricantato Could It Be Magic, Grazie, aveva molto paura di questa cosa. Poi quando l'ha sentita nelle radio invece è rimasto folgorato dalla addirittura voce. gli è piaciuta più della sua versione, ha Esatto. detto. E infatti dice, da lì ho capito che era veramente una grandissima artista, che poteva cantare qualsiasi cosa. Sì, infatti abbiamo messo anche una foto di loro due insieme negli anni 70 e poi negli anni loro sono diventati amici, tant'è vero che Barry Manilow negli anni 2000 l'ha chiamata per un'apparizione live in cui hanno cantato insieme Could It Be Magic, proprio quando è entrata, si vede il video su YouTube, la folla è esplosa in un applauso proprio delirante e scrosciante. Poi si sono rivisti anche tante altre situazioni, tra l'altro anche con Elton John hanno fatto una serata insieme di beneficenza per la fondazione di Elton John a favore della ricerca sull'AIDS, quindi c'è anche una foto di loro tre insieme nel libro che abbiamo inserito. Perché ecco, poi il libro su Donna Summer è molto scritto, molto narrato, però abbiamo dato grande spazio anche alla parte iconografica, perché logicamente parlando di una regina come Donna Summer, poi di una donna incantevole, non potevamo non dare il giusto spazio alle foto, e quindi lì abbiamo messo un'ambassa anche lì ai nostri archivi, ma soprattutto grazie anche all'editore, poi abbiamo acquistato molte foto esclusive di Getty Images su vari siti, ma anche dai fotografi dell'epoca che abbiamo contattato e che ci hanno dato delle foto inedite, anche mai pubblicate nel nostro Io tra l'altro una delle ultime volte che l'ho vista a esibirsi è in un concerto che aveva fatto con David Foster, dove aveva fatto la reunion con tutti i più grandi, c'erano gli Earth, Wind and Fire, c'era lei, c'era un sacco di gente. Sì, Seal, Seal, esatto. Bellissimo quel concerto lì. Poi io amo David Foster, quindi... Ah, ok. Tra l'altro lei ha cantato al matrimonio, questo non so se lo sai, lei ha cantato l'11 novembre del 2011, quindi 11-11-11, al matrimonio di David Foster con la moglie, adesso, di cui adesso non ricordo il nome, so che però hanno divorziato da poco. Ah, ecco. E, sì, e comunque lei cantò praticamente 6 mesi prima della sua scomparsa, Donna Summer, e nel pubblico c'era anche Barbara Streisand. Qualcuno dice, ricordate il duetto con Barbara Streisand, Non mortirsi in Happy Is Enough, un delirio di vendite, è andato al numero uno in tutto il mondo, ovviamente, perché in un'epoca in cui i duetti non erano così popolari, potete Certo. immaginare, Donna Summer e Barbara Streisand, le due numero uno. Vedi, E Antonio ci ricorda quando Donna Summer andò al Picchio Rosso, adesso poi magari parliamo più avanti Ah sì, anche anche delle canzoni della tournée d'Italia. italiana. Però appunto Esatto. volevo dire che Donna Summer addirittura 6 mesi prima della sua scomparsa nessuno sapeva che lei era malata, perché l'aveva tenuto in modo riservato, eccetera. Ha cantato benissimo a Barbara Streisand, tutto il pubblico era lì presente, poi è rimasto 5 mesi dopo così alla notizia della scomparsa che ha lasciato tutti veramente Infatti. attoniti. E quindi è stata una cosa fulminante, purtroppo un tumore ai polmoni che l'ha portata via proprio nel giro di 4-5 mesi. E cantava ancora splendidamente, questo va detto, ma non perché uno dice, sai, hai scritto un libro, ti piace la cantante, no, è verissimo, moltissimi artisti della tua età, adesso Donna Summer avrebbe compiuto 75 anni il 31 dicembre, quindi moltissimi artisti della sua età, ahimè, che cantavano splendidamente a 30, 40, anche 50, adesso purtroppo hanno perso un po' la voce. Certo, Non so, per esempio, Dionne Warwick, sono diversi anni che non canta più come un tempo, ma questo non è che lo dico io, no, è no, è proprio sotto proprio gli occhi, oggettivo, certo. ma anche a tanti altri nomi. Donna Summer, fino alla fine, fino a 63 anni, poi non sappiamo cosa sarebbe successo, perché purtroppo il padre Alberto, che l'ha portata via a quell'età, cantava in una maniera incredibile.
Incredibile. Noi l'abbiamo vista dal vivo l'ultima volta nel 2009 a Berlino, un concerto favoloso. Fantastico. Sembrava che ne avesse 35 di anni, quindi Sì, è vero, sì. non, le corde vocali erano intatte. E appunto a questo matrimonio di David Foster lei ha cantato dal vivo, ovviamente in amicizia, e quindi mi hai fatto venire in mente questa cosa. E anche Esatto. Jack qui ha fatto il duetto con Silvio, come sta ricordando Antonio Sì. Franchini, e hanno cantato sia canzoni di lei che di lui, quindi Crazy in the Radio, e poi lei ha finito con l'apoteosi di Last Dance, e quello è veramente sì, un bel Ha concerto cantato pure comunque. Unbreak My Heart, credo, Unbreak no? My Ah, quindi Heart, Toni Braxton. Sì. esatto. Sì. Sì. E quindi Ma io farei un passo, sì, tornerei Francesco indietro. Fabio sta mettendo un sacco di Sì, bellissime canzoni, eh. sta Poi facendo un dopo mega mega. Vi ascolto nel caso piacevolmente e parte voglio mettervi qualcosa che vi tutta accompagni. la musica. musica, quello che stiamo dicendo, benissimo. Dicevo, prima Fabio è partito con il primo pezzo che è Love to Love You, Sì. che poi in seguito è diventato Love to Love You Baby. Era Sì. l'anno 1975, anche se il pezzo era stato fatto, mi pare, l'anno prima, non nel 74. Guarda Sì. Davide, tu sei uno dei pochi che mette con precisione che dice questa cosa, perché tutti si sbagliano e pensano che o lo chiamano solo Love to Love You o lo chiamano Love to Love You Baby e non afferrano questo fatto che in realtà la La prima versione differenza. era diversa. Quindi bene Perché che l'hai poi ricordato. era diversa proprio tutto, era, la prima versione era corta, poi è diventata da... Ma la voglio che la storia la raccontate voi, perché il libro l'avete fatto voi, raccontatela voi Quindi siamo proprio questa con quella cosa. storia, sì, una telefonata nella notte, no? Una Infatti è telefonata nella il notte. primo capitolo, lo iniziamo con un dialogo diretto, anzi un trialogo, diciamo, perché poi entra anche Donna Summer nel dialogo, ma perché lo abbiamo ricostruito fedelmente grazie al fatto che abbiamo intervistato praticamente tutti e tre i protagonisti di quella vicenda, quindi sia Donna Summer, che Giorgio Moroder, vari anni fa l'abbiamo intervistato, poi tu due volte, mi sembra, lui tu una volta al telefono e poi insieme l'abbiamo intervistato di persona quando è venuto a Roma, e come vi dicevo prima del collegamento, Pil Bellotti, che non concede quasi mai interviste, lo abbiamo contattato e via Zoom ci ha fatto veramente questo onore, questo piacere di darci il suo tempo per vari collegamenti molto lunghi, tra l'altro, in cui ci ha raccontato moltissimi aneddoti che sono condensati tutti nel libro e soprattutto nella sua prefazione che apre proprio il libro su Donna Summer. E quindi che succede? La telefonata nella notte, praticamente, come raccontiamo nel primo capitolo, è quella che accade che avviene tra Giorgio Moroder e Pil Bellotti, che stavano in studio di notte a Monaco di Baviera a lavorare nei Music Land come loro abitudine, e dall'altra parte dell'oceano Neil Bogart, che era il boss della Casablanca Records, la casa discografica che poi già all'epoca aveva tutto contratto il Kiss, tra gli altri. E Moroder aveva dato questo demo, diciamo, di pochi minuti di Love to Love You, che aveva registrato con Donna Summer, a Neil Bogart senza neanche dirlo alla Summer, perché questa canzone era venuta fuori tra loro come uno scherzo. In quell'epoca era riuscito il brano di Jean Birkin, Je t'aime non plus, che era del 69, però a metà anni 70 era stato riedito e quindi aveva avuto una nuova vita. Per cui Moroder disse a Donna Summer: ma certo sarebbe bello fare una cover di questo brano, ma forse non ti ci vedo però in un ruolo sexy. E allora lei per scherzo rispose: ah, non mi ci vedi? Dice: guarda, allora facciamo una cosa, registriamo non una cover di Cetem, ma una cosa originale. Tra l'altro, dice, io ho un motivo in testa che ho buttato giù da un po' di giorni, se vuoi te lo canto. Allora Moroder le ha detto, dice, sì, cantamelo. E dice, però delle parole ho solo questo titolo, disse Donna, Love to Love You. All'epoca era solo Love to Love You. E Moroder gliela fece ricantare 10, 15, 20 volte questo ritornello. Nel frattempo, insieme a Bellotto, si misero lì a trovare gli accordi sotto e nel giro di poco avevano composto questo brano, perché lei lo registra ma poi se ne dimentica.
Quando poi Moroder lo dà a Neil Bogart, Neil Bogart lo chiama di notte perché stava tenendo una festa, un party a casa sua, e la gente era impazzita perché lui suonava questo 45 demo che Moroder gli aveva dato, però era troppo corto e quindi la gente chiedeva di suonarlo, suonarlo, risuonarlo, al che Neil Bogart chiama Moroder e dice: ho capito qual è la cosa che devi fare, devi allungare questo brano ad almeno 20 minuti, così come all'esempio di un brano che lui aveva ascoltato in A Casa alla Vita, che durava tantissimo, e Moroder dice: va bene, adesso come facciamo? Però dice: non è che posso tornare in studio e fare un brano così lungo all'improvviso. Tra l'altro, la donna, non, Non ne la vuole sapere. cantante, non ne vuole sapere perché questo brano se ne è proprio dimenticato. Quindi gli dice: dammi tempo in modo tale che io possa trovare un'altra artista che lo possa cantare. E lui, dall'altra parte del telefono, gli urla: assolutamente no, dice, io voglio quella voce lì, quindi questa ragazza. Fammela conoscere in qualche modo, bisogna convincerla a continuare a registrare questo pezzo. E quindi la richiamano e poi vuoi continuare Sì. tu il secondo tempo. Secondo tempo. Sì. Secondo tempo, perché nel frattempo Donna Summer era andata, tra l'altro aveva avuto una, l'abbiamo scritto nel libro, un ingaggio in una crociera come cantante, quindi era stata via un mese. E di conseguenza si era proprio dimenticata di questo brano. Per cui Poi torna. torna dalla crociera e trova tutta una serie di fiori sul pianerottolo di casa. Biglietti, regali, eccetera, congratulazioni, non capisco perché. In quell'epoca non c'erano i telefonini, siamo nel 74-75, quindi Lei non si aveva fa. E neanche il telefono a lei casa a casa non aveva all'epoca, nemmeno ce lo il telefono. disse lei, non aveva neanche il telefono. Nonostante poi lei fosse abbastanza famosa già nel centro Europa, come scriviamo nel libro, perché aveva avuto addirittura due top 5 in Olanda, in Belgio, in Francia con The Hostage e Lady of the Night, prodotti da Pete Bellotti e scritti da Giorgio Moroder insieme proprio a Bellotti. Quindi lei erano proprio brani cosiddetti schlager, cioè un misto tra folk e country, quindi musica non c'entra molto con lui. Comunque, per ritornare al racconto di Love Love Baby, Love to Love You diventa Love to Love You Baby proprio perché con la Sandra si convince a tornare in studio, suo malgrado. Dice, ma che mi invento? Cosa non mi invento? Ha pensato, ok, come canterebbe questa canzone Marilyn Monroe? La canterebbe in questo modo. E allora ha creato in studio un'atmosfera particolare, ha voluto abbassare tutte le luci dello studio, mettere solo candele. Non voleva nessuno, ovviamente, a parte Giorgio Moroder, qui Bellotti dall'altra parte del vetro. E lei ha chiuso gli occhi, si è abbandonata e ha pensato Stesa appunto, si è per terra. stesa per terra e ha pensato come avrebbe interpretato questo brano, la Monroe, con quella sensualità innocente che Donna Summer ha sempre ammirato. Non è un caso poi che in un album, così tanto blog, quello l'altro della Sì, Luna, no? Da cui sì. noi abbiamo poi estrapolato l'immagine per la copertina del libro, ovviamente cambiando il fondo. E lei nel retro della copertina di quell'album mitico, forse non so, blog del 76, e viene fotografata proprio come se fosse una Marilyn Monroe nera. E quindi, ecco, Giovanni, lo vedi, c'è tutto, uno parla, Beh, non era programmata sta cosa. però è Confermo, bellissima questa confermo. cosa, Non abbiamo bellissima. programmato nulla di quello che scrivi. Nulla, abbraccio, abbraccio, sono le Abbraccio, grazie. migliori, dai. Ecco, però per rispondere alla domanda di Fabio, invece, un libro non si può scrivere a braccio. Cioè, Ah, per certo. i libri devi avere metodo, devi usare una metodologia, ti devi impegnare, devi anche sacrificarti, perché voglio dire, ci sono state delle giornate intere in cui veramente abbiamo scritto sia insieme, sia separati, poi via Zoom, poi c'è stato il lockdown, insomma. Non è facile scrivere un libro e per fortuna in questo gli anni dell'università e dello studio precedente all'università forse ci hanno dato anche un po' una disciplina. Metodo. Ecco, noi purtroppo, almeno io non sono stato DJ e mi sarebbe molto piaciuto, purtroppo i miei non me lo consentivano perché dicevano tu perdi tempo, diventi poi un barbone sotto i ponti.
E infatti mia madre mi ha sempre rinfacciato questa cosa di avermi regalato i due 1200 che ancora sono qui dietro, Ce l'ho pure io, dell'84, perché ho smesso di studiare con questi io qua in casa. studiavo diritto privato e sotto c'avevo i dischi, c'avevo Billboard, c'avevo le riviste musicali, eccetera. Esatto. Quindi, però devo dire che poi col tempo, come tutte le cose, no, si ridimensionano e meno male forse che appunto abbiamo avuto un'esperienza, anche se ovviamente più faticosa, perché poi i primi soldi sono arrivati più tardi, no? Chi studiava all'epoca nostra non lavorava, no? E quindi noi abbiamo cominciato, almeno io ho cominciato tardi a studiare, però devo dire che magari quei libri forse non l'avremmo scritti se non so, avessi fatto il bambino, perché a me piace molto ballare. Quando si scatena, è E altro che se mio. Non avrei scritto un libro, quando parte non smette più. e invece non rivelare queste No, cose. no, future serate. Comunque Barbara di Bologna, se è ancora in linea, lo sa, che quando ci vediamo a Bologna balliamo scatenati, anche lei è una ballerina incredibile. Il prossimo libro lo faremo con tutte fotografie sue mentre balla. Perfetto. Non se ne parla proprio. Lo aspetto volentieri alla presentazione del libro in Liguria, così almeno dopo gli offrirò una serata danzante. Così No, almeno. perché se ci sono DJ del vostro calibro ballo molto volentieri, Grazie, più che volentieri. Vai sulla fiducia così, No, perché da quello che fate già si capisce, ragazzi, sono più grande di voi, lo posso dire. Quindi si capisce subito, da quel poco che ho sentito e avete detto, si capisce che la professionalità è anche passione e la passione è anche professione, cioè le due cose vanno insieme. Vero, È vero. difficile che si staccano e Vero. diventano due cose separate. E proprio per legarmi a questa cosa, mentre voi raccontavate questo episodio di Donna Summer, quando poi l'avevo letto anch'io, no? Quando si sdraia e comincia, cioè, pensate un attimo che geni erano questi personaggi. Cioè, se facciamo il paragone con quello che c'è ora, No, vabbè. No, è perché è una cosa una cosa particolare. veramente improponibile, perché a volte uno dice, vabbè, ma parli così perché sei la classica, sei un boomer, no? No, Ma no. io credo che non sia una questione di boomer, perché io quando io ti ripeto, io faccio anche musica house, quindi faccio soulful, cose belle, cantate, ne sento tante. Però il problema è che, cioè, manca la sostanza, cioè manca proprio la qualità che c'era ai tempi, la professionalità che veniva fuori da questi dischi, da questi produttori. Dietro c'erano sempre grandi produttori, ma anche ora nei dischi house, quelli belli, alla fine, se tu vai a vedere dietro chi c'è, E non sono sono sempre molti. quelli, quelli che facevano i dischi negli anni 70. Sì, è vero, è verissimo. Invece era un'altra cosa molto importante, a parte vabbè, la ricerca creativa, quindi anche la voglia di sperimentare, ma c'era una cosa che adesso forse è venuta un po' a mancare, lo stile, perché questo genere, no, che all'epoca veniva definito addirittura come sex rock, poi Donna Summer è diventata la dea del sesso, e poi la dea dell'amore, tutte queste cose qua, però erano tutte proposte assolutamente appunto fatte con stile, non c'era volgarità, non c'era pornografia, non c'era niente di scurrile, era tutto molto sensuale, tutto molto immaginato, ma niente di quel veramente, insomma, non mi fate dire No, parole, però basterebbe parlare delle copertine che neanche. facevano i dischi di quegli anni, erano una cosa. Anche le copertine dei dischi, nonostante quelle degli anni 70 fossero molto Molto osè, sexy, per certo. usare un termine desueto, molto sexy, molto sensuali, però non erano pornografiche, cioè c'erano dei nudi, ma il nudo era un nudo artistico. E non è un caso che le copertine erano firmate da fiordi fotografi, Certo, c'erano degli investimenti anche lì. assolutamente. Assolutamente, basta pensare a Grace Jones che praticamente stava più nuda che vestita, però io non mi ricordo nulla di Grace Jones pornografico, assolutamente, Di o di volgare. volgare. Adesso apri i canali musicali e vedi delle cose e dici, ma oddio, ho messo un canale che non va, perché magari. No, e poi sai qual è il problema? Che la musica bella c'è anche ora, però il problema, come dicevamo prima, che non si riesce più a
farla venire fuori, cioè rimane molto sotto, la Sì. suona un po', chi nessuno la propone, perché Beh, comunque bisogna adesso andare tutti dietro. è tutto globalizzato, perché Sì. prima c'erano le radio private, c'era appunto sperimentazione, la gente voleva la qualità e voleva magari meno pubblico, però qualcuno che ti seguisse effettivamente. Adesso tutti i numeri, nemmeno i numeri, perché un tempo c'erano le classifiche, no? Con le vendite reali, cioè una Samba ha venduto 150 milioni di dischi, ma erano vendite reali. Adesso le vendite che sono i live, sono No, le visualizzazioni. ma anche i dischi d'oro che danno ora, cioè, no, li Sì, danno un disco a d'oro, copie. Cioè. 50.000 copie, neanche forse. Quindi è Ora, ora. cambiato tutto, ma non è per essere boomers o No, essere no, 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 analogici. ma è la realtà dei fatti. È la realtà, quindi purtroppo i giovani hanno più difficoltà a capire e a scoprire quello che abbiamo scoperto noi, che è un mondo assolutamente affascinante. E poi è cultura, non dimentichiamocelo, eh. La musica è Certo. cultura. Non è solo svago, divertimento o lavoro, è cultura e quindi è un arricchimento, cioè, è importante. E adesso viene prima l'immagine, ma questo purtroppo già un po' con MTV e con Video Music, per carità, erano eccezionali, ci siamo cresciuti, ci piacevano tantissimo, però che tu senti prima, che tu vedi prima il video di una canzone, piuttosto che sentirlo alla radio, sentirlo sul disco, sentirlo su un supporto, questo te la dice lunga. Cioè, l'immagine ha il predominio su tutto e quindi è chiaro che poi i livelli si abbassano. Certo. No, Un'altra cosa quello. che volevo chiedervi, voi avete appunto, l'avete incontrata Yes. negli studi Rai, diciamolo, perché Anche, però anche negli studi dopo Rai, i concerti che lei prima e faceva, dopo, sì. sì. Prima e dopo. Prima. Che persona era lei, diciamo, conoscendola così, intervistandola? Allora, io Vai. ho avuto il piacere e l'onore appunto di intervistarla, ovviamente non negli anni 70, perché pur essendo più grande di voi, però non era possibile a livello proprio cronologico, anagrafico. Però l'ho intervistata negli anni 90 e negli anni 2000. E, è stata una grandissima scoperta, perché uno si immagina appunto Donna Summer sulla luna, no? Sulle nuvole, nelle copertine dei dischi, questa dea irraggiungibile, una bellissima donna, quindi poi tra l'altro lei era molto alta, era alta almeno 1,73-1,74, quindi quello che vediamo nelle copertine, no? In genere anche una persona alta 1,50 poi te la fanno Sì, vedere certo. come se fosse una stanga. In realtà lei era proprio alta, quindi aveva una figura molto slanciata. E, in realtà abbiamo scoperto, perché poi Giovanni veniva spesso con me, perché noi ci Beh, conosciamo. quasi sempre con lei quando era con Esatto, lei. quasi sempre, anzi mi sa Sempre. sempre, una volta veniva in veste di interprete, un'altra volta veniva come tecnico non so di cosa, mi inventavo sempre qualcosa per portare, perché in effetti poi c'era questa cosa del libro, no? In cantiere di cui avevamo parlato Con anche con lei. lei, e lei era molto contenta di questa cosa e probabilmente avrebbe scritto anche la prefazione, però quelle cose purtroppo sono Ah, quindi andate. comunque questo libro voi ce l'avevate in testa già da un Sì, bel po' di l'avevamo anni. in mente già da parecchio, però poi ecco, nel 2012 quando lei è scomparsa l'abbiamo messo da parte perché prima di tutto emotivamente Non non ci volevamo andava, neanche, sì, capitalizzare. ma poi emotivamente in quel momento non ci andava più di scrivere su di lei, visto che era proprio una perdita molto Però molti lo forte, fanno. lo Molti so, hanno già il però libro pronto per la esatto. persona che scompare domani e dopodomani esce già il Però non libro. potevamo aspettare la situazione, No. quindi abbiamo aspettato. Nel frattempo abbiamo scritto quello sulla Disco Music e quindi poi abbiamo deciso di rimettere mano al libro. Comunque, tornando a lei, non era assolutamente distratta, era una No. persona molto alla mano, molto affabile, molto simpatica, molto spiritosa e per niente diva. Quindi lei non amava parlare di sé. Quando le dicevi hai vinto Grammy, cinque l'Oscar. Grammy, diceva sì, beh, bene, mi fa piacere. Cioè non si prendeva sul serio, ecco, in poche parole, era molto autironica e non le piaceva prendersi sul serio, guardava sempre al domani, non si adagiava sugli allori. Devo dire che un po' se lo poteva permettere, perché in effetti lei non è come molti artisti della disco music che sono state delle meteore, no? Noi nel libro Certo, della certo. disco music abbiamo dedicato proprio
un capitolo, le Meteore, che per carità sono stati personaggi fondamentali, però erano più famose le canzoni che gli artisti. Nel suo caso, appunto, dico, se lo poteva permettere, perché lei ha avuto almeno 15 mega hits in tutto il mondo, e quindi sai, nel momento in cui hai così tanto successo, è difficile poi tenere tutto sotto controllo. Se pensate che veramente ci sono ancora artisti che hanno un unico hit e lo portano in giro nei Patrick concerti e cantano sempre quello. Hernandez, tanto per dirne una. Esatto, Anita Ward. lei evidentemente se lo poteva anche permettere, però questa è una considerazione al lato, diciamo. Era una persona molto alla mano, molto empatica, molto affabile, molto. Non te l'aspetti, ecco, da una superstar come lei. E poi aveva sempre tempo, noi l'abbiamo vista anche con i fans, aveva sempre tempo per cambiare due parole con i fans, per fare l'autografo, la La foto. fotografia, quando invece, veramente, Fabio prima diceva, tu hai questo vezzo, infatti l'ho scritto nell'altro libro, no, di chiedere ai cantanti che ho intervistato la foto e l'autografo, però quelli che non mi intervistano non mi interessa. Ma molti non amano essere fotografati, molti non amano fare autografi, dici come mai? È un mistero perché vanno un po' contro i loro interessi, no? Beh, certo. Però evidentemente il Beh, carattere, sono snob, anche esatto, loro. il carattere Diciamo che prevale sulla. per la poca, diciamo, esperienza avuta nel conoscere personaggi famosi in giro, a discoteche o comunque eventi e quant'altro, mi sono accorto che quelli che non lo fanno, quindi che non si concedono comunque al pubblico, quelli che poi alla fine non vengono ricordati più di tanto, quantomeno non hanno l'eco che hanno dei personaggi che, come dicevate voi, uno pensa, io ho passato, ad esempio, una serata con il cantante dell'Imagination, in discoteca, in capannina a Forte dei Marmi, e in quel momento per me era un mito, cioè nel senso il cantante dell'Imagination. La persona più semplice, più cordiale della terra, però per noi che eravamo cresciuti con la sua Certo, lo vedi immagine, distante, quindi lo vedi irraggiungibile, certo. Comunque, guarda, io devo dire una cosa, io ho intervistato tantissimi italiani, stranieri, eccetera, però è brutto fare il colore della pelle. Poi in ogni caso devo dire che gli afroamericani sono quelli più disponibili in assoluto, ragazzi. E prima hai tirato fuori il disco di Isaac Hayes, Shaft. Io ho intervistato Isaac Hayes, che tra l'altro è insieme a Stevie Wonder, il cantante e musicista mio preferito in assoluto. quindi vedi, Mentre anche questo intervistavo non lo sapevo, però l'ho preso. lui sbucciava un'arancia e si è messo a mangiare questa arancia davanti a me con una disinvoltura e con un metterti a tuo agio, perché quel gesto, no? Che magari un altro gioco, devo dire. Magari un altro mio collega avrebbe detto, ah, dice, questo si mette a mangiare, pensa che cafone. No, io invece l'ho presa proprio come Certo, era suo agio, era proprio agio. e quindi mi ha fatto sentire quasi un suo amico, anche se poi non lo ero, capito? Quindi mi ha fatto sentire molto alla pari e mi ha dato una sicurezza, questo è accaduto dunque nel 97, stiamo parlando di tanti anni fa, un'esperienza incredibile. Senza che io gli chiedessi nulla, io avevo portato vari 45 giri, e LP ovviamente, perché poi c'è tutta la discografia di Isaac Hayes, perché ripeto, Lui lo era, adoro. mi ricordo che c'era anch'io, era Si è curiosissimo, messo a si è messo a firmarli firmarli tutti, l'ha tutti. autografati tutti senza che glielo chiedessi. Alcuni non se li ricordava Sì. neanche, cioè, questo l'ho fatto io, pensa te, quindi era. Però come ha scritto Francesca prima, è vero, l'umiltà Francesca è la appartiene. mia compagna, quella Ah, che. eccola lì, L'umiltà appartiene ai appartiene ai grandi, grandi, è ha vero, scritto, è è vero, è vero. così proprio. E Isaac Hayes, appunto, che ovviamente abbiamo omaggiato tantissimo nell'altro libro, La storia della disco music, è un grande, insomma. E Donna Summer alla pari, assolutamente, quindi. Beh, a proposito di umiltà, allora racconto una delle volte in cui lui l'ha intervistata e c'ero anch'io, Donna Summer. Donna Summer, e era dopo un concerto e siamo andati in camerino e quindi lei ci ha accolto, lì ci siamo messi a parlare, poi appunto come diceva Andrea, lei spesso
era lei che faceva delle domande a chi aveva di fronte, perché si annoiava a parlare di sé. E quindi cominciava a chiedere: ma tu che fai? Che lavoro fai? Dove sei nato? Eccetera. Quindi era proprio così. In quell'intervista, ad un certo momento, ha interrotto, ha detto: ma volete qualcosa da bere? Allora c'ero io, c'era un altro nostro C'erano amico, varie un po' di persone, gruppo. persone, e noi abbiamo detto un po' timidamente: no, va bene, non ti preoccupare. Andrea invece ha colto la palla al balzo e ha detto: sì, no, per me qualcosa mi piacerebbe avere, in modo tale che potessimo rimanere un po' di più con lei, no? Però dice lui. Quello che dico io, sì, però penso che sia stata questa la mossa. E sei Beh, stato. insomma, qualche anno di interviste magari a qualcosa è Esatto. servito, E allora che è successo? In quel momento ci stavano aspettando che lei chiamasse qualcuno per portare delle bibite, invece si è alzata, ha detto: scusate un attimo, è andata di là, è tornata un paio di minuti dopo con il vassoio, con la Pepsi-Cola, vero, eh? È vero. l'aranciata, e ci ha servito lei queste bibite, ma anche ridendo, nel senso, noi ci siamo messi a ridere, abbiamo detto: ma Cioè, se la racconti non ci credono, non ci stiamo dando i credono. pizzichi, e lo dicevamo a lei, e lei rideva, diceva: ma tu sei Donna Summer e tu ci stai servendo a noi la Pepsi-Cola, la Coca-Cola, e si è messa a ridere come se fosse tra di noi Amici, stasera. sì, è vera, è verissima Sì, questa sì. cosa. Non l'abbiamo voluta mettere nel libro proprio perché ci abbiamo pensato un po', perché il libro poi in realtà non è una biografia pure semplice, è un Ma poi avete racconto. fatto bene a non metterla perché avete dato un'esclusiva a noi. Esatto, Così abbiamo avuto grazie. la possibilità di raccontare. No, però perché è talmente, come dicevi giustamente tu, è talmente strana e atipica che sembra proprio una forzatura, però assolutamente è andata così. Ci sono i testimoni, non lo diciamo solo noi. Beh, ma certo, Quindi questo per credo. dire che è una persona particolare, ma io ne ho visti tanti, ma come lei no. Quindi sinceramente è veramente una storia incredibile. Da fan potrebbe anche essere un po' limitante, no? Perché dici, sai, un fan vuole sempre vedere Sì, quella persona sulla luna, inarrivabile. arrivabile. Quindi posso capire che magari quando dici una cosa del genere, il puro fan può rimanere un po' male, ma in realtà invece è bello raccontare che a livello umano lei era una persona assolutamente presente e solida. Quindi è importante dire anche questo. Ripeto, il libro non è solo una biografia. Nel libro c'è anche un racconto di un personaggio che è stato, insomma, per 40 anni un personaggio molto importante nella storia della musica mondiale. Quindi è uscito Guarda, fuori, io no, anche questo. penso che la grandezza di questi personaggi qui poi la vedi anche quando i loro pezzi vengono cantati da altri, no? A me è capitato di andare a un concerto di Jamiroquai all'Arena di Verona nel Quella 2001, quello quando diluviavo, ho preso tanto di quell'acqua che non potete capire. adoro. Ha E mi cantato ricordo che fece Bad Girls, un delirio. Quando è partito con Bad Girls è stata una Ora, roba devi veramente. sapere, l'aveva cantata anche con Anastasia, Anastasia, mi sembra. Devo dire che io, noi abbiamo conosciuto ovviamente il marito di Donna Summer, che è stato il marito dal 1980 fino al 2012, appunto l'anno in cui è scomparsa, e Bruce Udano, che tra l'altro è l'autore di Bad Girls, è uno degli autori di Bad Insieme Girls, a insieme a lei. lei e ai Brooklyn Dreams, no? Vi ricordate i Brooklyn Hey, Dreams? Street, vabbè, ora, Music Music and Harmony. Street Man, mi sembra Street si può. Man, sì. Io gli ho detto: guarda, Bruce, contattate Jamiroquai perché lui è un fan di Donna Summer. Un brano scritto da Donna, perché Donna poi scriveva i suoi pezzi, quindi scriveva moltissimi dei suoi hit, sono firmati anche da lei. Con la musica di Jamiro è una fama, Sfondate. però purtroppo poi non c'è stato tempo, non c'è stato modo, però io speravo tantissimo in un brano prodotto da Jamiroquai o addirittura. Io adoro Jamiroquai, quindi Io figurati. L'ho l'adoro, visto 2 volte. È un genio lui, un genio. io penso di Domanda. farlo ancora. Guarda, l'ho inseguito dappertutto, non sono riuscito a intervistare, però prima o poi lo becco, come si dice a Roma. Domanda per tutte e due.
musicale proprio. Se, quando vi nominano Donna Summer, la canzone che vi viene in mente, cioè proprio che rappresenta per voi Donna Summer, tra le tante che ha fatto, ovviamente. Vado via. Difficile. No, è difficile, però sì, ce ne sono. Allora, guarda, io ti dico una, cioè, delle canzoni a cui sono più affezionato, che mi è sempre arrivata tantissimo, sia come atmosfera che come arrangiamento, che come suo modo di cantare e come contenuto. La canzone è poco conosciuta, si chiama Work in the Midnight Shift ed è contenuta nell'album Once Upon a Time del 77. Bellissimo, bellissimo. Io suonavo I Need You di quell'album lì. Now I Need You è la canzone prima ed è mixata poi con Work in the Midnight Shift. E quella canzone, secondo me, ha veramente un fascino particolare, tant'è vero che l'ho scoperto poi negli anni, addirittura ne hanno fatto una versione dal vivo, i Red Hot Chili Peppers, acustica, soltanto chitarra e voce, per dire, quindi una canzone. Una di quelle canzoni oscure in un album che però avrebbe meritato, secondo me, di essere un singolo, però è andata anche bene così, che sia in quell'album là. Quindi ecco, è la facciata quella, come diceva Davide, quella di Now I Need You, che era la facciata elettronica dell'album moroderiana, con delle atmosfere da, non so, veramente oniriche, da sogno e da film futuristico. Però anche in bianco e nero, un po', ecco, alla Metropolis, diciamo, quindi Sì, perché poi lei aveva anche questa voce che si adattava molto a molto qualsiasi alle canzoni. genere. Sì. Esatto. Infatti, nel proprio Rolling Stone, mi sembra abbiamo nominato nel libro, la definì una voce camaleontica perché cambiava tonalità e cambiava colore a seconda della canzone. Per questo abbiamo intitolato il libro La voce arcobaleno, per più di un motivo, ma questo è quello principale, perché lei aveva veramente la capacità di inserirsi nelle canzoni, come diceva lei, come se fosse un'attrice. Quindi dice: io non voglio cantare le canzoni dando il timbro di Donna Summer a ogni pezzo, voglio capire chi è il personaggio o la protagonista, o maschile o femminile di quella canzone, e adattare la mia voce a quel personaggio lì. Ecco, faccio una parentesi, questo è il motivo per cui lei soffriva molto del fatto che i suoi primi successi, questi sexy erotici, l'avevano portata a impostare la voce in una maniera molto sensuale, molto eterea, che non era la sua voce normale, naturale. E allora lei soffriva molto di questo, perché diceva: ma il pubblico non mi sta conoscendo per come canto io veramente. Poi ecco, quando nel 78 esce con questo pezzo che sta mettendo Fabio in sottofondo, per Cartoon Park, lui finalmente la È il sente. mio preferito, MacArthur Park, Per te lo dicevo prima. e quindi ecco la sua capacità, il suo essere eclettica. Rumor has it, dice Gabriele, il suo brano preferito, che anche quella del Once Upon a Time, Sì, no, esatto. il secondo singolo. E la sua capacità di variare la voce è una cosa che a me ha sempre colpito, e devo dire tutti i musicisti che poi abbiamo intervistato per questo libro, tra cui Bruce Roberts, J.A., ci avevano messo in evidenza proprio questo, cioè due caratteristiche: uno, che ogni volta cambiava modulazione della voce in maniera diversa, e due, che era sempre buona la prima, cioè ogni volta che Esatto. lei cantava non c'era bisogno che stessero lì 3 ore nello studio, perché era buona la prima. Lei sentiva la canzone prima, a casa se la faceva registrare, la provava e poi arrivava in studio che era così. Ecco, l'unica, ecco, il Bellotti ci ha detto, l'unica volta in cui l'ha incisa 2 volte vocalmente è stata per McCartney Park, perché è una molto tosta, con delle note altissime, però, che ha detto di Bellotti, abbiamo comunque usato la prima che lei ha registrato, Quindi. quindi era quella buona. E poi la particolarità di questi dischi è che la maggior parte delle volte in quegli anni si chiamavano suite, no? Che erano versioni Senza scusa. lunghissime, erano un lato, praticamente c'era un pezzo, un lato dell'album, che sarebbe Sì. stato un po' come il disco mix di oggi. Esatto. Esattamente. Ma poi in ogni album ci sarebbero stati dei singoli che potevano essere veramente delle hits incredibili, e
che però non sono usciti perché non c'era nemmeno spazio e tempo, perché all'epoca Donna Summer e Giorgio Moroder suonavano un disco ogni 6 mesi e quindi si sono accavallati nelle classifiche in una maniera incredibile. E allora non c'era proprio la possibilità. Per esempio, Now I Need You, come dicevi tu, poteva essere il sequel di I Feel Love e avrebbe funzionato benissimo. Però non, da quell'album, dopo il secondo singolo, non è uscito più nulla perché già c'era un altro pronto ad uscire. Quindi, Sì, quegli anni. susseguendosi, sì, In il tuo quegli anni erano brano, molto prolifici. il tuo brano, ma allora. No, perché, no, vi spiego il perché, perché come dicevamo prima con Giovanni, noi poi arriveremo a un punto che stiamo raccogliendo per ogni ospite che viene con noi delle canzoni. Volevamo fare una compilation, quindi volevo sentire appunto quello di Giovanni e quello di Andrea per inserirle poi all'interno di questa nostra compilation particolare che viene dedicata alla Bene, ok. No, vabbè, nostra allora playlist. sai, per Donna Summer il discorso è questo, che come dicevamo prima, a parte la discografia è immensa, però tantissimi hits, quindi bisogna un po' distinguere, cioè il brano più rappresentativo tra i successi e quello tra Certo, i ovvio. brani oscuri. Giovanni ha scelto Working the Midnight Shift, che non era un singolo. No. Quindi io direi come singoli, poi dipende perché a me personalmente piace molto Spring Affair, perché che tra l'altro ho scoperto intervistando Moroder che è il suo preferito. Quindi per me Spring Affair rappresenta un'epoca, rappresenta moltissimo. Però devo dire che ed era un singolo, quindi però Sì. MacArthur Park è proprio la summa di tutto, c'è questa voce che vola, c'è l'interpretazione, c'è il pathos, c'è tutto. Spazia. Cioè io quando la metto sempre dall'inizio perché quel disco lì lo devi mettere dall'inizio, non lo puoi mettere strepitoso quel disco lì. È strepitoso, esatto. Quindi io direi, ecco, Spring Affair e MacArthur Park, tra i brani sconosciuti tra i brani sconosciuti ci sarebbe da fare una compilation dei brani sconosciuti. Per esempio, A me ecco, piace vai, vai. Tantissimo Looking Up, che è un brano che sta all'interno di The Wanderer e che purtroppo non è uscito come singolo. Uscì invece con Love, era un brano rock molto duro, candidato al Grammy, che però non ebbe molta fortuna. Lì invece dovevano puntare su questa pop soul dance che era un gioiello. Non so se ve la ricordate, si No, chiama Looking Up. no, ora non me la così non, non. È il brano successivo a The Wanderer, nella prima faccia. Ok. E quello è veramente un brano che era radiofonico, accattivante, veramente aveva tutte le qualità per diventare un number one. Qualcuno dice Arlove, Gabriele, sì. parlavo. Gabriele, ciao Gabriele, Arlove è un altro dei pezzi incredibili perché è tutta elettronica, Arlove è messo. è favoloso, E e beh, anche quella è opera Moroder Summer, Moroder scritto da Summer, loro scritto da loro due. due. E New Order hanno copiato alla grande, Ah, il ritmo, eh? sì, La quello. voglia, voglia. Beh, come un altro. Senza Citare. citarle. Come un E altro. diciamo che il disco più. Il disco, scusa, ti interrompo un secondo e poi vai Vai, vai, vai. avanti. Un altro disco cioè, forse il disco suo più copiato, perlomeno, come giro di I Happy Feel Love, Love. Tu sì. pensi che Moloko ci ha rifatto la versione di Musti, la released di Sing It Back con la base di Moloko? La senti ancora ora dopo 20 anni? Sì. Che poi Sing It Back, devo dire, è un bel pezzo già di per sé. L'originale, sì, Esatto, esatto. poi con la Però quella versione. versione lì l'aveva reso. Perché io mi ricordo all'epoca era uscito il doppio mix normale, che io suonavo la versione di Boris Douglas, mi Sì, pare. Poi era Boris Duke. uscito questo bianco. Sì. Avevo avuto il promo e cazzo, quando partiva sotto così era. Incredibile, incredibile. Sì, quello è. È vero, è vero. Beh, poi vabbè, I Feel Love è stata una Beh, sì, certo, forse uno dei suoi apoteosi. più. Se uno pensa che è uscita nel 77, quella canzone sembra assurdo perché veramente era dal futuro. Quindi io dico sempre che sembrava all'epoca, quando l'ho sentita per la prima volta, sembrava un UFO che Sì. stava atterrando, quindi veramente, però ecco Guarda questa. ma ancora adesso, la cosa bella è Ancora che ancora adesso adesso, cioè, suona. io credo che sia una delle poche che a livello, diciamo, proprio di discoteca
vada bene l'originale così com'è, Sì, senza bisogno assolutamente. del famoso remix o del Rinata rifatto, va bene così. lavoro nel 95, lei ha pure ricantato il pezzo, non è male, però l'originale è No, no, l'originale. infatti. Vabbè, alzalo un pochino, dai, poco poco, sentiamo. Per quei pochi che ancora non lo conoscessi. E quei pochi che non... Che ancora non l'hanno No, ma io sentito infatti mi almeno una volta. immagino sempre, no? Quando sento questi dischi, averli vissuti all'epoca, io ti ripeto, ero piccolo, quindi non frequentavo ancora le discoteche, ma mi immagino cosa potesse essere a livello di suoni sentire un disco così, quanto potesse essere avanti. Perché io mi Prima. ricordo, per esempio, nell'85 mi fece questo effetto Machinery dei Propaganda, che per l'epoca, cioè che rispetto a tutto quello che andava in quel periodo, la Italo Disco, no? Le solite cose un po' lente, così. Quando partiva sto disco era una violenza, cioè sentivi dei suoni, cioè, avevano anticipato un po' la techno, queste cose qui. Banalmente anche ora mi è fatto venire in mente anche che ne so, i Rockets, i Eh Kraftwerk, sì, che arrivavano Virginia. da mondi con suoni Lì parliamo che proprio fino di a quel elettronica momento pura. non si erano sentiti. Elettronica, esatto. Comunque, un altro Assolutamente. gioiellino, sempre della coppia Summer Moroder, che è pochissimo conosciuto perché è ancora un brano tratto solo, messo solo nell'album, ma è uscito come 45, se non come facciata B addirittura. Però è Grand Illusion, che Ah, sì. sta in The Wonder, è dell'80, ed è un brano veramente, ecco, là Moroder ha superato se stesso, un brano con delle atmosfere siderali, con un synth veramente che sembra fatto di, cioè ti fa proprio pensare al ghiaccio quella canzone, ma non in senso negativo, è in senso bello, al freddo, Certo. alla... e lei con questa voce glaciale Bellissima. e eterea contemporaneamente, con un testo molto spaziale, veramente è un brano da sogno, Grand Illusion, e andrebbe, quello veramente andrebbe rivalutato e remixato, Adesso non sì. forse neanche troppo remixato, No, però... remixato no. All'epoca non fu compreso. Infatti, devo dire, meno male, non sì, come singolo, perché forse solo in Inghilterra poteva avere Sì. un mercato, ma in Italia non sarebbe andato da nessuna parte, perché Ma stava troppo avanti. ora devo dire che fortunatamente ci sono alcuni DJ, diciamo, europei, mondiali, così. Io, per esempio, il mio preferito è Dave Lee, no? Joey Negro. Ah, io Joey Negro, sì. Perché comunque lui è sempre rimasto sul filone 70 House. e esatto, House però 70, come piace a me. E vedo che comunque stanno andando a riscoprire anche i pezzi, quelli, perché ormai quelli classici sono stati sfruttati, rifatti mille volte. Lui mi piace perché va a riprenderti i pezzi un po' più sulla garage di quel periodo. È E vero. appunto anche questi pezzi di Donna Summer, magari meno famosi, Sì. possono essere magari anche rivisitati, che potrebbero anche sembrare nuovi in un certo senso. Vero, Vero, assolutamente, assolutamente sì. sì. Sì, è Ma così. questo è anche merito di Moroder, che ha sperimentato molto e ha pagato anche un po' su di sé questa sperimentazione, perché Moroder pure, come Donna Summer, qui in Italia, sì, sono conosciutissimi, sono stimati, sono amati, però la critica e i nostri colleghi giornalisti, insomma, hanno sempre qualche riserva, perché Sì. hanno un Perché? atteggiamento un po' di superiorità nei confronti, invece magari, ecco, una Tina Turner non ha mai avuto delle critiche, perché con il genere con cui ha avuto successo va tranquilla. Se fosse diventata lei la regina della disco quando nel 79 cantava disco music, e la cantava, non è che Sì, l'abbiamo scritto non ha nell'altro avuto libro. successo, forse è stata un po' la fortuna di Tina Turner, perché sennò avrebbero parlato male anche di lei, perché era il genere che veniva Sì. accusato, e Però quindi. poi è anche vero che l'avevo letto appunto, ci ricolleghiamo un attimo all'altro libro, Disco Music. Mi pare di aver letto in qualche capitolo che comunque poi qualche grande artista della musica rock che all'inizio snobbava la disco e l'ha rivalutata anche perché magari loro erano in crisi in un certo senso di vendite e la disco li ha aiutati a ritornare famosi. Ce ne sono molti di esempi. Infatti, gli artisti dicevano all'epoca, anche quelli che magari storcevano un po' la bocca, anche se poi in realtà i musicisti poi erano gli stessi, cioè
l'assolo di chitarra di Azstaff, che tra l'altro ha preso il Grammy per la categoria rock Donna Summer, prima di Tina Turner, prima di Pat Benatar, eccetera. È stata la prima donna, oltretutto afroamericana, a vincere un Grammy nella categoria rock, la regina della disco. Quindi potete immaginare che è successo nel 79. 79. Comunque, che volevo dire? Adesso mi sono perso, No, che si però. parlava appunto di questi artisti non tipicamente Anche dance. noi che facciamo rock, però, se non suoni, se non proponi un brano con una ritmica disco, sei fuori moda, cioè sei fuori dal circuito. Quindi, in qualche modo, erano poi obbligati. Certo, Poi a dovevi. qualcuno andava bene, a qualcun altro andava meno bene, però quasi tutti hanno fatto disco music, Beh, poi. però c'è da dire anche che, a parte quelli che poi sono saltati sul vagone quando la disco era già di successo, però nei primi anni 70, 74, 75, quando non c'era stata proprio la grande esplosione, molti artisti bianchi, come per esempio Elton John o Barbra Streisand, hanno fatto dei pezzi disco, ma perché era, come dire, la naturale evoluzione della musica che stava avendo luogo in quel momento, quindi non c'era nessun tipo di, come dire, di rincorsa o di etichettamento. Certo, Hanno fatto quei pezzi come si faceva negli anni 60, si faceva solo R&B, loro in quel momento hanno fatto quel tipo di musica ed erano dei con pezzi sonorità con black. sonorità black e sono dei pezzi, se uno li va ad ascoltare, l'abbiamo menzionati nell'altro libro. Fatti benissimo, tra l'altro. Ecco, la Streisand era il pezzo Shake Me, Wake Me, che era poi una cover di un pezzo degli anni 60 nell'album, mi sembra che fosse Lazy Afternoon, ed è uno, paradossalmente uno dei primi brani di disco music di quel periodo fatto dalla Streisand, no? Che aveva tutt'altra carriera alle Beh, spalle, come certo. Ma anche in Elton John. Italia, in quegli Sono anni, nell'altro libro, sì. Anche in Italia. anche in Italia, che molti non le conoscono perché magari ascoltano sempre le solite perché vengono sempre proposte quelle, ma Celentano. Quando avevamo fatto Jaipol Folle, ci sono un paio di album che sono tipicamente funky, disco, cioè ci sono dei pezzi strepitosi, cioè proprio suonati. Eppure questo c'è nel libro. Tecca Disc aveva fatto C'è proprio tutto un album. Sì. pure una foto di C'è la foto, Celentano, no? c'è la copertina C'è una dell'album. copertina di Celentano. Anche, esatto, e anche il Veliero di Battisti, che poi Battisti è era pure stato una donna rifatto da. libro stessa. Ma Esatto. anche Una giornata uggiosa era un esemplare di elettronica incredibile, quindi Ma poi fantastico. basta guardare anche le trasmissioni in TV anche diciamo dell'epoca, di quelli degli spettacoli del sabato sera, che una volta c'erano, era tutto improntato sulla disco, cioè le basi erano tutte disco, i balletti erano fatti su basi disco, cioè proprio la disco era diventata Poi per carità, anche nella disco music c'era la Ah, musica beh, buona certo. e quella meno buona, però in ogni caso era la musica pop del momento, era la musica popular del momento, quindi non c'è niente da fare. Comunque, ecco, noi ci tenevamo poi per Donna Summer, ma anche per gli altri artisti, a far capire che non è, come si diceva all'epoca, a volte, soprattutto in Italia, in maniera molto superficiale, sembrava che questi artisti disco music fossero dei prodotti da sala di incisione creati dai produttori e venuti fuori dal nulla. Invece, abbiamo voluto dimostrare, semmai ce ne fosse stato bisogno, che erano degli artisti che venivano da una carriera anche precedente, quindi avevano un loro talento come musicisti, cantanti, compositori, arrangiatori. La stessa Donna Summer veniva da una musica tutta diversa, aveva esordito nel musical rock psichedelico, nella versione Hair tedesca di Hair, ma ancora prima in America cantava rock psichedelico in un gruppo che si chiamava The Crow e suonavano nello stesso locale di Janis Joplin, facevano l'apertura a lei. Quindi quando noi leggevamo, mi ricordo, ecco, degli articoli che poi abbiamo riportato nel libro e anche su quello della Disco Music, ma di intellettuali come Luca Goldoni o Maurizio Costanzo o quelli più specializzati nell'ambito musicale e giudicavano questi artisti in questa maniera così superficiale, provavo un senso di rabbia perché mi dicevo: ma non vi rendete conto di cosa state dicendo? Non siete bene informati. Quindi andatevi a vedere da dove vengono questi artisti, da dove viene un Barry White,
da dove viene una Gloria Gaynor, anche che ha avuto il grosso successo con la disco music, ma già cantava da prima. Quindi il discorso della disco come prodotto di studio di registrazione è stata veramente un'invenzione della stampa che è servita probabilmente Per sminuire per il prodotto. i giornali, ma non per sminuire il genere, appunto. Sì. Quindi. Ecco, Ma sì, no, vai, 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 vai. vai, vai, vai. No, io adesso. Vale, Gio, domanda alla fine ce l'ho per voi, però, Ah, per per noi due, meno sì, male. velocissima, velocissima. Mi preparo, Ci aspetta, stiamo metto qua. le No, cuffie. io nel senso, intanto voglio dire che secondo me cioè, con Giovanni e con Andrea bisogna fare non la seconda parte, la seconda, la terza, e facciamo anche e Siamo poi logorroi, sì, siamo un gli format. scommari alla fine, perché No, è siete perfetto. veramente una. Io vi sto ascoltando e nel senso, tutte le parole che state dicendo, tutti i racconti che state facendo, me li sto veramente immaginando, cioè mi immagino di vedere Donna Summer con il vassoio della Pepsi Cola che gli arriva, questo perché comunque si vede che lo state vivendo assolutamente e l'avete vissuto con il cuore, quindi vi strappo già una promessa che l'inizio per il prossimo anno vi rivolgiamo tutte e due assolutamente. Quindi. Va bene, grazie. Nel senso, stiamo per arrivare in fondo. Una domanda che volevo farvi io è se avete dei nuovi Ma quale progetti a in fondo? livello Io ne ho di. da farne almeno altre due o tre di domande. È Quali in bravo adesso, un fondo? attimo. Andiamo avanti. Andiamo ai supplementari stasera. Dicevo, se avete qualche progetto Allora, in adesso siamo cantiere, concentrati. su qualcuno in particolare, oppure diciamo una cosa più generale, come può essere appunto il libro sulla storia della disco music. Guarda, adesso siamo molto concentrati sul libro di Donna Summer che è uscito, come sapete, a metà aprile, quindi praticamente poi i libri musicali non scadono, per fortuna. Nelle librerie sono sempre messi in fondo, sulla sinistra, all'angolo, nascosto, no? Ecco, Quello che però, dicevo esatto, prima. quello che diceva prima Davide, però in realtà hanno questo vantaggio, per fortuna, almeno noi lo stiamo vivendo come vantaggio, che non sono libri che scadono, quindi anzi, co come il vino migliora, no? Col tempo. In realtà al momento no, perché siamo concentrati su questo. Ci sono parecchie idee. Ci sono parecchie idee e magari ve le anticiperemo quando Dai. saremo un po' più in là, visto che ci hai appena, con molto piacere, noi parteciperemo Sì, ad un sì. In bis e magari più in là ci prepareremo questa risposta maniera più se concreta. siamo andati un po' avanti con le idee, dai. Spoileremo, Assolutamente, assolutamente. No, invece mi ero incuriosito di una cosa, perché io sono un amante di Quincy Jones, quindi tutto quello che è il suo mondo, tutti i prodotti che sono stati fatti da lui, diciamo che ho moltissime cose sue. Mi ha colpito molto invece che nel libro appunto voi raccontate che forse il periodo, diciamo, il passaggio da Moroder a Quincy Jones è stato forse il periodo diciamo meno fortunato, nel senso che pur essendo musica di alta qualità, però forse diciamo, i grossi successi erano stati fatti prima. Ma sì, è un po' ricollegato, volevi rispondere Vabbè, tu. vai, vai. Comunque, Davide ha letto tutto il libro, Ah, eh? certo. Sì, ma l'ho Non letto in 2 giorni. Io me lo mangio il libro, eh? Io sono come le caramelle, quando so se parto. Fabio ha avuto modo di leggerlo o no, però Davide l'ha letto tutto, Sì, no, lui sì, io sono tra virgolette, purtroppo sono meno lettore, diciamo, di Davide, sicuramente, o di tanti altri. Non, quando andavo a scuola i libri non facevano parte della mia vita, però, no, a parte gli Bene, scherzi, bene. nel Ah, vabbè, ma senso, poi ho quello ci avuto sta, modo. assolutamente. Allora, guarda, brevemente, poi magari ne parliamo meglio se ci incontriamo, se facciamo delle presentazioni o altre cose. Ti dico, è proprio questo il discorso, cioè a Donna Summer non era concesso fare un disco con Quincy Jones, cioè quello che è uscito fuori, soprattutto dalla stampa italiana, è stato questo.
Cioè, ecco, adesso Donna Summer si mette pure a cantare con Quincy Jones perché è sempre pregiudizio. Ma non dimentichiamoci, ragazzi, che fino agli anni 90 colleghi pure abbastanza prestigiosi dicevano che Donna Summer non sapeva cantare, lo scrivevano nei libri. Allora dico, che cosa avete sentito voi fino adesso? Avete sentito un'altra cantante, Nadia Cassini, con tutto il rispetto, che per carità aveva tantissime qualità, però forse quella del canto un po' meno. Cioè, dico, ma cosa avete sentito voi di Donna Summer per dire che non ha imparato a cantare nel 99 quando ha fatto il secondo disco dal vivo? Questo per dirti che Quincy Jones era troppo per Donna Summer, Sì. per la chitarra italiana. Questo ha influito anche nelle vendite, perché poi non è un caso che purtroppo il disco è uscito a luglio dell'82 e a luglio, come sapete, poi figuriamoci, negli anni 80 era proprio tutto sbarrato in Tutto Italia. fermo. Il Solleone, luglio-agosto, io mi ricordo, ho fatto la maturità nell'82, la maturità classica, Anch'io. aspettavo di fare l'orale per sentirmi questo disco, e però non lo conoscevano perché poi lei non l'ha promosso perché era incinta, e quindi non era incinta, era appena nata la figlia da Sì. poco, quindi insomma, ci sono, è vero che non ha avuto lo stesso mega iper successo degli altri dischi. Però Certo. ragazzi, ha preso 9 dischi d'oro nel mondo. Certo, sì, ovvio. In Inghilterra è Stiamo andato sempre parlando. benissimo, per esempio. In America è arrivato al numero 20, però ha preso l'oro. Quindi voglio dire, stiamo parlando sempre di Sì, numeri molto certo. No, ragguardevoli. diciamo che in quel periodo lei ha avuto un periodo di crisi e di rinascita contemporaneamente, perché ha ristabilito la sua fede religiosa proprio in quegli anni. Che Lei lei era era molto religiosa, ho letto. sempre stato, però insomma poi aveva un po' abbandonato il circuito così trascendente, si è riavvicinata proprio alla religione, anche perché negli anni 70, mentre noi la vedevamo appunto sulla Luna con il grande successo, lei dietro le quinte ha avuto dei momenti anche molto drammatici di grande crisi sua personale, di depressione, un tentativo di suicidio e un rapporto con un ex compagno, un tedesco, un pittore tedesco molto turbolento e anche violento, perché lui aveva dei problemi di alcol. Quindi finalmente poi ha incontrato l'uomo della sua vita, appunto Bruce Sudano, con cui ha avuto altre due figlie, perché aveva avuto poi una figlia dal primo marito, che era un austriaco, Helmut Sommer, quindi un suo collega di musical, diciamo. Quindi ha ristabilito un po' la sua vita, soprattutto quella familiare e privata, però dal punto di vista discografico succede una cosa fondamentale, che è la rottura con la Casa Blanca. Lei, Esatto. una serie di cose che non stiamo a specificare, sono tutte scritte nel libro, deve Vabbè, non lasciare. possiamo neanche dire tutto, eh. Esatto. No, se no non Là è lascia. inutile, cioè no. E quindi entra in crisi, diciamo un po', però poi ritrova un suo percorso ancora con Moroder Bellot, va con David Geffen alla nuova casa discografica Geffen Records, che poi era quella che ha messo a punto, come era nuova, era nata in quel momento nell'80 la casa discografica, e lei è stata la prima artista a essere messa sotto contratto. Subito dopo vengono John Lennon e Elton John, John Eh sì. Lennon con l'album Starting Over Again, che poi sarà l'ultimo purtroppo della sua carriera. E ecco, e lei, sì, con Geffen ci sono stati dei problemi, quindi non è stata gestita come si deve, tant'è vero che nell'81 ha un altro album con Moroder e Bellot che viene rifiutato da Geffen, ed è proprio questo il motivo per cui poi si chiude la collaborazione con Moroder e Bellot, e Geffen la affida a Quincy Jones, e da quel momento diciamo la carriera di Donna Summer poi avrà altri lead e Ecco, altri. infatti poi volevo arrivare lì. Poi a metà degli anni 80 io mi ricordo che cominciavo già a fare il DJ, diciamo ancora non in discoteca, però cominciavo a comprare molti dischi. E arriviamo nella parte, diciamo, che io considero forse la sua seconda giovinezza a livello di successi, perché quando lei comincia a fare i dischi per Stock Aitken Waterman, che io considero dei geni, loro tre, perché comunque prima che uscisse l'House in Europa si ballava praticamente solo le loro produzioni, Sì. da Rick Astley, Kylie Minogue, Kylie Minogue,
erano tutti con loro. E appunto, Banana esatto, sì, erano tutte le loro produzioni. Su 20 dischi che suonavi, 18 erano Stock Aitken Waterman. Erano tutti uguali, fatti con lo stampino proprio. No, però andava così. Però andavano. E mi ricordo che anche all'epoca uscirono 3 o 4 mix suoi che ebbero molto successo, perché This Time Not For Real, Un grande I Don't Wanna Get Lots About. esatto. E quindi anche in quel periodo, comunque 87, 88, 89, ebbe un altro periodo molto fortunato lei. Sì, con loro sì, perché poi è stato un episodio isolato, perché doveva esserci un altro disco con loro, ma poi non è andata per motivi vari. Però devo dire, ecco, anche lì fu molto criticata poi lei, perché poi Stock Aitken Waterman, come dicevi tu, sono stati fondamentali in quel periodo, però non da tutti venivano riconosciuti, venivano giudicati molto in maniera molto commerciale, eccetera. Però lei veramente, ecco, quell'album secondo me è fatto molto bene. Ci sono delle canzoni anche a livello di composizione molto particolari. Love's About to Change My Heart, Breakaway, sono veramente dei piccoli gioiellini. Tutte quante potevano essere adatte a singoli. Poi The Only One, per esempio, è molto bella, però logicamente ne hanno scelte solo alcune. E ecco, anche lì abbiamo messo delle parole dei produttori nel libro, in cui parlano di come lei registrava in sala di incisione. Anche lui sono rimasti proprio estasiati da questa voce molto potente, perché ecco, Donna Summer aveva una voce molto forte, molto potente, proprio gospel, non eterea come quella dei primi tempi. Però ecco, le è servito poi quell'album con loro, perché l'ha rilanciata alla fine degli anni 80 come meritava. E poi è entrata un po' nell'Olimpo degli Evergreen da quel momento in poi, ecco. E diciamo che per lei lo considerava così un divertimento questo episodio con i tre inglesi. Tra l'altro l'aggancio è stato proprio il marito che ha detto: ma perché non canti una canzone alla Rick Astley? Lei magari non aveva ancora capito chi Torno, sì, no, scusa, ecco, vai. Bye bye. Sì. E quindi poi lei sente Rick Astley, gli piace molto, eccetera, e quindi si trasferiscono a Londra, incidono questo album. Per lei, ecco, è stato un episodio molto, molto tranquillo, molto divertente, tanto è vero che veramente andava in studio, cantava e poi andava a fare shopping, cioè in studio ci stava pochissimo, quindi Una vacanza per lei. con quella voce, figuriamoci, eccetera. Però anche lì, ecco, questo, Donna Summer non ha mai voluto fare dischi uguali, poteva vivere sugli allori e poteva rifare la stessa canzone, non so per quanto tempo, no? La I Feel Love di turno, se voi ci pensate, è difficilissimo trovare un'altra I Feel Love all'interno del suo repertorio. La stessa del Esatto. Vaniglio che diciamo, perché di cui parlavamo prima, non è I Feel Love, è tutto un altro genere, anche se è elettronica, è un altro mood. Quindi in realtà lei ha voluto sempre cambiare. Nel 91 si affida a un produttore come Keith Diamond, Black, quindi fa tutto un altro album. Cioè, questi cambiamenti ovviamente nella vita artistica di un grosso personaggio poi lasciano un po' di segni, nel senso che poi la gente non sempre ti segue, no? Allo stesso modo. Esatto, E sì. quindi però lei non voleva andare appresso a quello che gli altri volevano per lei, quindi voleva fare le cose che le piacevano e quindi preferiva seguire il suo istinto E e poi non tra l'altro in quel periodo lì cos'era? Lei era passata a Warner Bros. Warner alla UEA, alla sì. UEA, perché so che In Waterman sono Warner Bros. Europa, però in America era una Qui in vera. America, sì. Ma pure lì Geffen ha rifiutato il progetto, poi a quel punto il rapporto si è interrotto, perché Geffen ha detto, dice, io non pubblicherò mai un album di Stock Aitken Waterman, e lei ha detto, benissimo, vorrà dire che allora cambierò casa discografica, e così ha fatto.
è andata all'Atlantica, che era sempre del gruppo Warner, Esatto. e poi è uscito in America per Atlantic. Sì, che poi tra l'altro infatti i primi pezzi house dei primi anni 90 di Donna Summer sono di su Atlantic. Esatto, Sì, sì, sì. sì. E infatti mi segue nei denti dell'album in cui lei è semi nascosta, bionda, Sì. Sì. che lì a livello pure di marketing, voglio dire, non si riconosceva che era lei, ma anche la copertina di Another Present Time, quello appunto con Stock Aitken Waterman, ti ricordi, cioè, quella Sì, maschera giapponese, la cioè, maschera giapponese. quella a livello di Di strategia. marketing, Non sì. era certo il massimo, perché voglio dire, se tu non nella copertina non identifichi subito il personaggio, però Vabbè, lei voleva farlo perché aveva questo estro così, aveva questo pure, estro, sì. poi all'epoca dipingeva tantissimo, quindi le piaceva questa. Pensa che io ero talmente malato che ogni disco che usciva di Donna Summer lo compravo. Sono riuscito a comprare anche il doppio mix di Con te partirò. Ah, Ah, ok. ok, la cover. La cover. Il problema di quel disco era che quando in America remixavano, allora, a me in America piacciono quando fanno quelli che fanno i remix house. Il problema degli americani è che quando fanno il remix commerciale lo affidano a Exactor, allora, negli Ah, anni sì. 90 lo affidano, e a me non piaceva per niente. Carl Cox, neanche a me, devo Carl dire. Cox. Sì, perché con quei suoni duri, Metallici, così metallici, freddi, sì, proprio. non mi piacevano le versioni. Infatti, nel mix di Con te partirò sono tutte versioni così. Infatti, non ho mai suonato quel disco lì, però l'ho comprato perché comunque. Comunque c'è, mi sembra si chiami Marco Mix, che ha indicato un Sì, brano è un molto. nostro amico Marco. Sì, Dinner with Gershwin, Ah, di My ah, Gash, l'ho beh. È di nominato. 2 anni prima rispetto a Another Present Time. Ecco, quello per esempio è un'altra dimostrazione della versatilità di Donna Summer, perché non è uguale a nessuno degli altri brani che lei ha mai fatto, no? Quindi scritto da Brenda Russell, prodotto da Richard Berry. Però ecco, quel brano, mi ricordo, ci furono delle recensioni sulla rivista inglese Blues and Soul, in cui lo omaggiarono proprio di aggettivi e attributi di tutti i tipi, perché era veramente costruito benissimo, interpretato in una maniera molto particolare e poi con un testo così caratteristico Andò molto che bene in andò molto Inghilterra. bene in In Inghilterra è Inghilterra, andato sì. molto bene, in America. Sì, sì, sì. Pensa come è cambiato il mondo, no? Parlavi di blues and soul. Io avevo un'edicola che all'epoca mi portava blues and soul e Ah, Record Mirror dall'Inghilterra. Record Mirror, Record Mirror, io ero fissato Record con i classici. Mirror, io li avevo tutti, li avevo anche tenuti tutti. Poi nei vari traslochi sono andati persi. Io pure, lo Peccato, sai. guarda. Non so se un giorno li ho cercati su internet, ci sono ancora dei Sì, numeri. Record Mirror era fantastico per le classifiche, era Sì, le pieno di classifiche. classifiche, le Io ero fissato recensioni, era stupendo. con i classiconi, sì. Blues and Soul Poi abbiamo ancora, Giovanni ce n'ha ce n'ho parecchi, parecchi, anch'io ce sì. n'ho Ah. parecchi. E poi Infatti, prendevo il classico Billboard, che all'epoca mi ricordo lo pagavo 18.000 lire, sì, negli anni le 90. scuole erano negli enormi. anni 70 purtroppo non arrivava, quindi io mi ricordo che me lo facevo lasciare da un DJ di una radio privata qui di Roma, che gentilmente mi faceva le fotocopie delle classifiche, perché io ero fissato. No, ma allora io, siccome sono un amante dell'R&B e del soul, e all'epoca sentivo Oldani, quindi tutto quello che passava Oldani, io avevo un negozio di Genova che mi portava tutto, City Music si chiamava, era specializzato in musica black, però io poi ritrovavo nelle classifiche black su Billboard Sì, questi pezzi qua. Poi erano diciamo gli anni che 90, erano. Oldani non so quanta Donna Summer abbia mai suonato, perché a lui non No, credo. no, 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 io parlavo della parte soul. Dicevo, La quando parte. guardavo le classifiche di Billboard, tutti i dischi li trovavo lì e poi li andavo a Sì, quello comprare. certo. Però lo vedi, ecco, anche lì, no? Per dirti, è un peccato che un professionista come Oldani non riesca pure a chiudere il cerchio, no? Perché allora Chaka Khan e Chaka Khan. Sì, vabbè. E però lì rimaniamo sempre soul, funk, in realtà non dovrebbe essere così, cioè Donna Summer dovrebbe essere considerata, però c'è sempre quello di cui Questo parlavamo alone è prima, un po' così, questo sì. alone nei confronti della disco che è un po' di scetticismo, poi magari l'ascoltano meglio e dicono: ah, però è vero. Sì, capita E poi molte volte che ci sono i abbiamo pregiudizi sugli artisti, che poi esatto. anch'io, dei miei amici, per esempio, alcuni, non so, Jamiroquai, ah no, Jamiroquai mi fa schifo.
Ma Sì, ma ascoltalo, è considerato ascolta. commerciale, non è commerciale. Vabbè, io quando dico non sì, dico è un problema tuo. Sì, infatti, Quindi. non nostro, noi lo ascoltiamo più che volentieri. Esatto. Apprezziamo e godiamo della sua musica, come di Tra tanti l'altro, altri. proprio oggi, tanto per parlare di quel genere, che è uscito il nuovo degli Incognito, mi Sì, sembra. Cioè, no, allora, uscito da poco. l'incognito, sì, l'ho preso, l'ho Ah, preso. L'ho strano, preso e no, pensavo di no, però tra vabbè. l'altro, ieri l'altro è uscito, non so se l'avete visto su YouTube, perché hanno fatto una trasmissione in streaming. Hanno fatto una specie di live session, non una specie, una live session. Dove? Ah, Sì. Jazz Café, dove l'hanno fatto? No, scusa, al Blue Note di Milano, dove l'hanno No, fatto? non l'hanno fatto qui in Italia. Ah, ok. Era c'era scritto, adesso non mi ricordo, comunque se vai su YouTube lo trovi perché l'hanno pubblicato ieri l'altro. E l'ho visto l'altra sera con la mia compagna, stupendo, stupendo. Ah, tra l'altro noi siamo andati a vedere 6 mesi fa, un anno fa circa, Tony Momrel qui in concerto a Ah, sì. Cagliari, bellissimo. Lui ha fatto un album da solo anche, no? Sì, no, due o tre ne ha fatti da soli. Infatti, no, ma di recente mi sembra, no? Sì, Sì, l'ultimo che ha fatto, cos'era l'anno Maisa, lui scorso? piaceva Maisa molto, Maisa Leak. Leak. Maisa, sì. E i Brand New Avis, io adoro i Brand New Ah, Avis. anch'io, anch'io. Brand New Avis, proprio ieri ho pubblicato un disco sul mio profilo Facebook, ho pubblicato Stay This Way. Bisogna che mi segno, che mi iscrivo a Al Facebook, dai, Facebook, perché sennò dai, mi così sento stai in ignorato. contatto. No, io avevo pensato entro Natale almeno Instagram, dai. No, sai cosa faccio? Ti passo il mio canale Hardis dove ci sono 750 set Ecco. e dove trovi di tutto, dalla disco al funk, all'house. Bene, allora io ho una domanda per voi. Fai la domanda. Aspetta che Francesca ha scritto un messaggio lunghissimo da lettrice, devo dire, da appassionata di musica. Devo ringraziarvi per questo bellissimo viaggio nel mondo della disco music nel ricordo della regina Donna Summer, con grande passione e professionalità. Grazie Giovanni e Andrea, grazie anche a Davide e Fabio per questo incontro. Ma Grazie a voi, grazie a te. lo sai da dove sta scrivendo? Da casa, dall'altra stanza. È dietro di lui, Praticamente è nascosta dietro di lui praticamente. gli sta dicendo chiudi perché devi vedere. No, Io ci ha ho salutato, una vai. brevissima, torno a fare anche l'altro mio mestiere, cioè una brevissima domanda per voi. Intervista. No, visto che voi l'avete chiesto a noi, io rigiro la palla. Cosa suonate di Donna Summer, brevissimamente, sia Fabio sia Davide, attualmente? Allora, quando devo fare, diciamo, perché io di solito non faccio mai una serata con più generi. Se mi chiamano per suonare house, faccio una serata house. Altrimenti faccio la serata tipicamente 70, allora lì magari cosa suono? Suono un po' tutto di Donna Summer. A volte mi capita appunto di fare questa serata che veniva fatta il 15 agosto tutti gli anni a Forte dei Marmi sulla spiaggia. E Donna Summer era, penso, l'unica che praticamente io suonavo, l'unica artista che suonavo 6-7 pezzi in una serata. Vedi, è quello che Perché dicevo. comunque Fate Love la devi suonare, Bad Girl la devi suonare, Let's Dance la devi suonare, MacArthur Park la devi suonare, poi ora mi dico Hot Stuff la devi suonare. E quindi alla fine Love to Love You Baby all'inizio la suonavo e a volte la mettevo anche come ultimo disco quando chiudevo la serata. On the radio qualche On volta. the radio, quindi alla fine sì. Invece Fabio? Diciamo che per eccellenza in assoluto, come vi dicevo prima, I Feel Love, perché comunque lo Prende tutto. ribadisco, secondo me è un pezzo che non ha veramente tempo e non ha problemi a essere suonato in qualsiasi set tu possa farlo, cioè nel senso. Ho avuto anche modo tramite YouTube di vedere DJ set di DJ anche più rinomati o comunque a un certo punto usciva questo I Feel Love e la gente saltava in aria a prescindere da quello che potevano aver fatto un'ora prima. Si accontenta tutti a prescindere da quello che c'è prima o dopo, sì, è vero. Esatto. E poi, vabbè, poi ora al momento della tipologia di serate che mi possono capitare, può capitare di fare, Hot Stuff, diciamo, è quella un po' più gettonata e mi spiace che venga presa come una canzone, messa all'interno Del del figlio, famoso sì.
Perdonatemi, del trenino dell'ultimo dell'anno. Non Ah, è sì. quello, è Hot Stuff di Donna Summer. E tra Sì, è l'altro, vero. come scriveva prima Daniele, che è un altro nostro amico, era stata rifatta anche benissimo da Frankie Knuckles, e Gary Cooper, Director's Cut, qualche anno fa. Sì, è vero, Però però. una cosa che, tra virgolette, mi fa anche sorridere il fatto di pensare che una donna che ha fatto ballare ed è la regina della discoteca per eccellenza sia nata il 31 di dicembre, il momento in cui si fa festa È ed vero. è il suo, non c'è niente da fare, È a vero, prescindere dal trenino o meno. è vero. Tra l'altro, Ragazzi, siamo no, arrivati in dimmi, dimmi, fondo. dimmi, tra Parti da l'altro, giocatore, vai. dico solo un Su accenno, Deborah. sì, perché così lo diciamo anche per chi fosse interessato, me l'hai fatto venire in mente con questo dettaglio del Sì, 31 infatti. dicembre, siccome in questo periodo stiamo collaborando con la cantante Deborah Johnson, forse l'avrete visto su Che è la Facebook, figlia di che è la Wes. figlia di Wes, no? Wes Sì. Dorighezzi, e di Wes, non di Dorighezzi, non è la figlia di Perché Dorighezzi. comunque quando uno dice Wes È Dorighezzi. Dorighezzi, ormai per noi è quello. Sì. E quindi, siccome lei ha tale quale nella trasmissione di Carlo Conti aveva interpretato Donna Summer, siamo rimasti molto colpiti da quella interpretazione. L'abbiamo contattata vari mesi fa e è una persona fantastica, Deborah. Quindi siamo Vero. diventati proprio amici e quindi stiamo collaborando insieme. Lei viene molto spesso alle nostre presentazioni Presentazione. perché poi ha fatto due pezzi di Donna Summer, uno l'ha proprio pubblicato mesi fa, I Feel Love, con gli arrangiamenti del musicista Marco Sabiu, e stanno per uscire adesso con una cover di Love to Love Baby, che sono molto particolari perché rendono omaggio a lei, a Donna Summer, ma in una maniera molto Sì, personalizzata. beh, Marco Sabiu poi ha lavorato con Imagination, con Kylie Sì. Minogue, uno. Allora, facciamo così, siccome dovremmo fare un'altra puntata con voi, perché Sì. dobbiamo parlare anche delle varie ospitate in Italia di Donna Summer, non abbiamo Ah, parlato sì, di ok. cose stasera. Magari ce la portate. Sì, glielo Dai. diciamo volentieri, anche Eh? perché appunto concludo con questo, siccome lei Perché è sta nato. preparando uno spettacolo tutto dedicato a Donna Summer nei teatri, che porterà nei teatri, e i testi di questo spettacolo sono tratti dal Dal vostro nostro libro. libro. E quindi anche noi parteciperemo In qualche a modo. questi show e debutta lo spettacolo il 6 marzo prossimo al Teatro Manzoni di Milano, dove Allora, dai, saremo tutti. prendiamo Però la volevo mira dire, su scusa, quella data, così almeno in 6 concomitanza, marzo, 6 marzo. prima magari qualche settimana prima, Ok. ci rivediamo e così almeno Però abbiamo volevo dire una cosa la. importante, questi due libri, perché siccome abbiamo parlato quasi 2 ore, questi due libri, se adesso qualcuno li volesse comprare, li trova Dovunque, in tutte le dove? librerie, sì, E nelle piattaforme nelle digitali. piattaforme online e poi su Amazon, Sì, nelle ahimè, però piattaforme quello va digitali, bene, quindi esatto, Amazon in primis, sì. Feltrinelli, Amazon, IBS Mondadori, e poi tutte le librerie. indipendenti anche. Anche indipendenti e anche le grandi catene, quindi Mondadori, Ok. Feltrinelli. A Genova c'è bellissima la Coop che è davanti lì a Porto Antico, per esempio, è bella quella libreria. E sì, un po' ovunque. Magari ecco, non saranno come i libri, no, di il solito libro di Caro Bruno figlio, Vespa o di Caro Figlio, che sono ti montagne, trovi no? lì. Però lo devi chiedere, però se lo chiedi, Sì, insomma. io l'ho ordinato perché. Dove l'hai preso? Io l'ho preso qui dove vivo io, qui a Iglesias, Ah, però sai, qui sono città piccole, quindi ok. Quindi una libreria di zona, la diciamo. libreria di zona e magari non conoscevano neanche chi fosse Donna Summer, però comunque te lo fanno avere, quindi Poi non. te lo fanno avere nel giro di 1 o 2 giorni Sì, sì, massimo, sì, sì. quindi sì. Per le dediche venite a Gabicce, ok? Gabriele. Comunque, guarda che questa cosa qua della presentazione dei Poi libri. parleremo. Dei libri qua in Sardegna non è tramontata, In un modo o nell'altro dobbiamo riorganizzarla. Ah, Magari va dobbiamo bene, trovare volentieri. un'altra. Ah, perché eri tu? Era lui, sì. Ah, ok, sì. Ero io che poi purtroppo è saltato tutto, e quindi, però, siccome mi ero ricordato di voi, quando poi Grazie. abbiamo cominciato a fare queste cose qui, io e Fabio, ho Ma ricordate. detto: Ok.
grazie. Adesso potrebbe essere l'occasione giusta per. Vediamo particolarmente perché poi pensa, l'altro anno abbiamo fatto parecchie cose, invece nell'altra isola, in Sicilia, sono andate molto bene. Sì, E ma devo pensate che noi dire avevamo già prenotato albergo, tutto, eravate già. che. Ma Quindi ci avevano assicurato che andava tutto. sì, Era e tutto. poi è Invece stato. qua. Vabbè, adesso vediamo, dai, per la prossima estate, se si riesce, volentieri. Sì. Barbara, eccola, grazie a tutte e due i libri, sono fantastici. Vero, ti Grazie, confermo. fantastici come lei, fantastica. Che poi il libro della Disco Music è bello perché la particolarità di questo libro è che devo dire, a volte mi incasinava un po' perché avrei voluto leggerlo tutto insieme, però poi ci sono questi piccoli paragrafini, I box, i box. questi box qui così, no? E mentre tu stai leggendo la parte principale, Mi però ti scolgono. incuriosisce, vai e trovi altre cose particolari. Quindi. E poi ci sono per voi DJ, secondo me sono preziose. Ho già capito cosa vuoi dire, tutte le varie playlist in fondo. Esatto, Le recensioni le recensioni. degli album, quelle sono, ecco, quello è stato un bel lavoro perché è stato impegnativo. Tosto, sì. Però recensire adesso degli album degli anni 70 è stato fortissimo, guarda, 70-80 è stato veramente bello, una bella riscoperta, sì. È vero, è vero. Va Grazie, bene. grazie. Grazie a voi Grazie ragazzi, grazie a voi, è stata veramente una serata, come avevo già precedentemente detto a voi. in fase di presentazione, molto Tra l'altro, di particolare. solito le serate durano un'ora, siamo a Durano due, quindi. un'ora, noi siamo a 2 ore, ma va bene, ma Allora, lo immaginavo già con due. No, noi no, no, due no. siamo pesanti. No, assolutamente. Come si dice, Potremmo con andare due. avanti tutta la notte, guarda. Esatto, Con due persone qualunque. che sanno usare le parole e che riescono a metterle anche scritte in maniera incredibile, non poteva essere che altrimenti. Sia Grazie. Giovanni che Andrea, i nostri grandissimi ringraziamenti. Ci ripromettiamo, uno, di rivederci prima della partenza del tour dello spettacolo dedicato appunto a Donna Summer, dove voi siete, diciamo, la colonna portante grazie al vostro libro, e poi ci sentiremo per organizzare anche sia con Davide che con il sottoscritto la presentazione del vostro libro appunto sia qui in Liguria che in Sardegna. Magari, Grazie grazie. veramente di cuore. La pagina Facebook Grazie a voi. quando stacchiamo la diretta, comunicazione di servizio in Sì. diretta, Sì. lascia un attimo il collegamento con loro, che così magari mi Sì, intanto saluti. stacchiamo, voi rimanete fermi lì, io stacco tutta la Ah, diretta e ok. quant'altro. La prossima settimana, caro Davide, chi avremo Allora, la ospite? prossima Lasciamo. settimana avremo ospiti. Io incrocio sempre le dita perché quando devo annunciare qualcuno, poi c'è sempre qualcosa che alla fine salta, però dovremmo essere, diciamo, pronti per ospitare Gianni Bini e quindi un nostro Perfetto. amico produttore, DJ, lui ha un grande studio di registrazione. Ha lavorato con i più grandi artisti internazionali. Ma Bini e Martini sono Esatto, uno dei lui. due. Lui. Ah, E lui è di bellissimo. Viareggio, di Areggino, quindi insomma, siamo Fantastico. vicini. Viareggio, Donna Summer ha cantato. Sì. Alla Capannina sicuramente è andata lei. Alla Alla bussola, bussola, alla bussola. Sì. Chissà se lui conosce i libri. Ecco, questo mi farebbe piacere, perché io ho recensito vari dischi loro, varie compilation. Bini e Martini erano formidabili. Eh sì, beh, certo, loro hanno fatto. In Loro Inghilterra loro andavano molto. perché sì, mi fa piacere. Complimenti per quello che fate, ragazzi, Bello, perché è sì, veramente veramente. interessante. Grazie. Ma guarda, noi cerchiamo, siccome diciamo che è un mondo che lo diciamo per quei pochi che ci ascoltano, è un mondo morto questo, purtroppo, perché l'hanno fatto morire miseramente. E quindi noi cerchiamo di, nel nostro piccolo, Di ritenerlo, sì. di ritenerlo un Di po' su, tenere sempre la fiammella accesa, di sempre più farla un po' difficile. risalire di cose. Complimenti, un Grazie, altro. ragazzi. Siete molto bravi, Alla grazie. prossima. E noi, per quanto riguarda Only for DJ, ci ritroviamo lunedì prossimo, naturalmente, sempre alle 21:30, sulla pagina Facebook di Only for DJ con DJ Talk. Io vi lascio con Davide in sottofondo questa splendida canzone. Ci ritroviamo la prossima settimana. Ciao Davide, grazie. Ciao Fabio, ciao a Alla tutti. prossima, No, ciao no, ciao. no, no.